Buonasera a tutti, direi che abbiamo fatto passare il quarto d'ora accademico e quindi siamo pronti per cominciare. Io sono Cristina Tajani, sono assessore del Comune di Milano e quindi ho il piacere di darvi il benvenuto a Palazzo Marino in Sala Lessi per questo primo incontro del ciclo dei colloqui della scienza a Milano, che grazie al preziosissimo input e alla collaborazione della senatrice professoressa Elena Cattaneo, il suo centro di ricerca, il Comune di Milano, ha promosso lungo l'arco di tutta la primavera. Avete visto dal programma che si tratta di 7 incontri che prendono il via oggi e si concluderanno nel mese di giugno, con il duplice obiettivo di offrire anche ai cittadini milanesi, non soltanto quelli qui presenti ma quelli che ci seguiranno grazie alla diretta streaming che è stata gentilmente messa a disposizione, non soltanto una panoramica seria e con un linguaggio accessibile a tutti su alcuni tra quelli che abbiamo individuato come i temi maggiormente di frontiera della ricerca scientifica attuale. Quindi lo scopo è da una parte quello di offrire un momento di confronto e di comprensione per tutti di alcune tematiche molto, anche molto complesse ma molto centrali nella vita delle persone, ma come Comune di Milano vorrei sottolineare anche un altro obiettivo, che è quello di valorizzare e far emergere, far conoscere il patrimonio di ricchezza e di capacità di ricerca che il nostro territorio ha al suo interno. Come chi di voi ha potuto scorrere il programma si renderà conto che gli esperti, gli scienziati che gentilmente si sono messi a disposizione per questa iniziativa sono in gran parte operatori e ricercatori che operano nelle nostre università, nei nostri centri di ricerca, quindi il tentativo di valorizzare Milano anche come città della scienza, cosa che sicuramente è, ma che spesso nell'immaginario, nella percezione non è la prima idea, non è la prima immagine che viene in mente della città, era sicuramente tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale milanese, oltre appunto al tentativo di costruire e rafforzare le relazioni tra il sistema scientifico che sul nostro territorio insiste. Spero che alla fine di questo ciclo, infatti vedete che l'ultimo incontro è dedicato proprio ad una riflessione su integrazione ed eccellenza a Milano, quindi a che fare con la dimensione territoriale, potremo dire che almeno in parte siamo riusciti a contribuire in questa direzione. I ringraziamenti che da parte mia sono dovuti per la costruzione di questo ciclo di incontri sono tantissimi, ovviamente a tutti i relatori che hanno accettato di partecipare, di darsi disponibili, ai moderatori, ne abbiamo diversi per tutti gli incontri, ovviamente la professoressa Cattaneo è la protagonista, coorganizzatrice dell'evento e l'ho già ringraziata, ma poi parlerà anche lei. Ringrazio anche il Presidente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo, che è qui presente in aula. Voi dovete sapere che il giovedì in genere è giornata di consiglio, per cui non facciamo iniziative di giovedì, ma in questo caso c'è stata la disponibilità del Presidente del Consiglio Comunale a spostare a ieri la seduta consigliare per consentirci di utilizzare questa sala, quindi ringrazio non solo lui ma gli altri consiglieri comunali presenti, ne vedo diversi: Marco Cappato, Patrizia Quartieri e probabilmente altri che in questo momento non vedo. Un ultimo ringraziamento va all'associazione Beat Leukemia, rappresentata qui dal suo presidente Cevenini, a cui passerò subito la parola, che si è data disponibile a sostenere questo ciclo di incontri con il proprio appoggio, il proprio apporto, e anche ha reso possibile la diretta streaming che ci consente di raggiungere anche le persone che non sono potute
potute arrivare, diciamo, fisicamente qui a Palazzo Marino. Il tema dell'incontro di oggi è noto, io ringrazio, diciamo, gli scienziati, i ricercatori che interverranno, moderati da Luca Carra e dalla stessa professoressa Cattaneo, per la loro disponibilità, e passerei subito la parola a Cevenini, ovviamente non prima di dirvi che il ministro Lorenzin ci ha chiamato qualche ora fa dicendo che è impegnata ovviamente nelle votazioni in aula. Voi potete immaginare il momento, diciamo, convulso, e il ciclo di incontri era stato programmato ancora prima del cambio di governo, devo dire la verità. Poi il ministro alla salute è stato riconfermato, anche l'onorevole Quartapelle è impegnata nelle attività di votazione in aula, e quindi siamo solo noi, e do subito la parola al presidente Cevenini. Buonasera a tutti, sono Michele Cevenini, presidente della Fondazione Bitleuchimia, che supporta questo ciclo di incontri. Innanzitutto vorrei dire che mi fa davvero piacere vedere una partecipazione così numerosa già dal primo incontro, e costituita in gran parte anche da giovani, ragazzi e ragazze. La Fondazione Bitleuchimia ha sede qui a Milano, ma opera a livello internazionale, ed è stata creata proprio da un ragazzo con l'obiettivo principale di informare e sensibilizzare, in particolare sulla realtà dei tumori del sangue, in maniera chiara e comprensibile. Quando il Comune di Milano ci ha quindi proposto di supportare questo ciclo di incontri, abbiamo accettato subito con grande entusiasmo, perché riteniamo che coincida proprio con il nostro obiettivo di informazione autorevole, ma chiara e comprensibile da parte anche dei non addetti ai lavori, diciamo, no? Tutta la cittadinanza. L'intero ciclo di incontri sarà anche visibile in streaming attualmente, e sarà scaricabile sia sul sito di Bitleuchimia, avete trovato un volantino sulle sedie, comunque www.beat-leuchemia.org, che significa proprio battiamo la leucemia, quindi anche in futuro, per le persone che sapete non hanno voluto partecipare, c'è questa possibilità di scaricare questo e i successivi cicli di presentazione. Io ringrazio ancora sicuramente il Comune di Milano per l'opportunità informativa che ci ha dato, e vi invito a promuovere anche per i prossimi incontri la partecipazione. Buona serata a tutti e grazie ancora. Vado io? Buonasera, sono Luca Carra di Scienze in Rete. Attualmente la serata di oggi sarà anche trasmessa in diretta e poi sarà disponibile anche sul sito di Bitleuchimia. Mi fa molto piacere che si parli di medicina in questo modo così avanzato e innovativo, soprattutto a Milano, che è la culla della medicina da sempre, in una sede così bella e prestigiosa. Questo ciclo di incontri è un modo diverso, un modo importante di fare informazione seria, educazione e informazione su che cos'è la scienza, che cos'è la scienza biomedica, che cos'è la medicina, la vera medicina, quella che evita le scorciatoie, quella che evita poi le illusioni, i problemi. E parlando di staminali è inutile che vada avanti in quello, esplicitando meglio quello che voglio dire, visto che sappiamo tutti il ciclone che c'è stato negli ultimi mesi, che non possiamo far finta di ignorare, ma che adesso noi cerchiamo di affrontare costruttivamente, così come affronteremo nelle puntate successive gli altri grandi temi dello sviluppo della ricerca biomedica, dal cancro alle malattie neurodegenerative, all'uso della biotecnologia, alla farmacologia, per raccontare, fare un passo indietro e raccontare quali sono le vere caratteristiche del successo che in questi anni stiamo cominciando a raccogliere a livello di risultati anche medici, di conoscenza e in qualche caso, sebbene ancora in forma sperimentale, anche di terapia avanzatissime.
Ebbene, queste caratteristiche sono da una parte sicuramente la creatività scientifica, dall'altra sono il rigore e la pazienza. Pazienza che a volte deve durare decenni. Voi pensate che oggi parliamo di due cose essenzialmente, di staminali e di terapia genica, quindi di medicina molecolare, di medicina rigenerativa, tutta basata su un paradigma di medicina abbastanza diverso, molto avanzato, che peraltro ha avuto e ha mosso i primi passi anche a Milano. Nei primi anni 90 si cominciavano a fare le prime sperimentazioni di terapia genica proprio anche a Milano e dall'altra parte dell'oceano, e poi sulle staminali ben sapete, con una grande pazienza, con una continuità che dura ormai da decenni. Ricordo solo qualche piccolo passaggio, poi mi correggeranno gli esperti, perché insomma io cerco di fare una divulgazione un po' così, se vogliamo anche un po' grossolana, ma per dare un pochino il senso di cosa possa rappresentare il salto, la rivoluzione della medicina che si fa oggi e che ha le sue origini 10-20 anni fa. Nel 1997 clonano la pecora Dolly, un evento importante perché non tanto per l'evento mediatico in sé, quanto perché per la prima volta si è visto come, innestando in un ovulo, in una cellula, un nucleo di una cellula adulta, si andava a indurre una riprogrammazione cellulare che portava a un clone. L'anno dopo, se non ricordo male, vengono isolate e coltivate le cellule staminali embrionali con tutta la loro grande potenzialità di crescita. L'anno ancora dopo, poco dopo, si dimostra come si può riprogrammare alcune cellule adulte facendole tornare, tra virgolette, bambine staminali e poi far evolvere in un altro modo. L'anno dopo ancora, anni 2000, viene sequenziato il genoma umano, quindi si acquisiscono nuove informazioni, cioè c'è un incrocio tra le nuove conoscenze che emergono a livello di cellule, di terapie cellulari, e le nuove conoscenze sempre più approfondite che avvengono a livello di informazione genetica. La medicina, da una medicina basata per buona parte sulla chirurgia, la farmacologia, i trapianti, dunque la sostituzione di organi, diventa qualcosa di ancora, anche da un punto di vista, a parte terapeutico, ma proprio diciamo intellettuale, scientifico, va avanti, va oltre a determinate frontiere e scende a livello molecolare, impara sempre di più a scendere nel microscopico, nel cellulare, nell'andare a modificare le informazioni genetiche per cercare, da un lato, da dove è possibile, di correggere delle malattie agendo sul patrimonio genetico e su determinati geni che vanno in qualche modo sostituiti, ma dall'altro, come vi spiegheranno gli esperti, anche per studiare in un altro modo, in vitro, comunque per fare dei modelli di malattia e capirli meglio. Quindi un grande avanzamento scientifico con delle grandi potenzialità che si stanno rivelando dopo tanti anni, proprio in questi anni anche a livello terapeutico. Tutti i problemi che c'erano all'inizio degli anni 90, quando la terapia genica è iniziata, adesso in parte sono superati, si stanno riuscendo a curare i primi bambini di tutta una serie di malattie genetiche rare, con dei risultati che paiono veramente incredibili e impressionanti. Tutto questo solo per fare una brevissima introduzione, adesso entreremo proprio nel merito capitolo per capitolo e avremo una visione sicuramente molto più precisa e molto più competente di quella che vi ho dato io per capire cos'è questa nuova medicina basata sulle terapie cellulari, sulle cellule staminali, sulla terapia genica. E lo facciamo da un lato, poi appunto Elena Cattaneo vi racconterà sicuramente anche lei, essendo una protagonista della ricerca sulle cellule staminali, lo facciamo con alcuni esperti che adesso vi cito, poi che si avvicenderanno nel raccontarci appunto questa grande avventura della medicina rigenerativa. Giuseppe Testa, che è dell'Istituto Europeo di Oncologia, che ci parlerà soprattutto, il titolo del suo intervento è "Dai geni ai pensieri, le frontiere delle cellule staminali nello studio del cervello", cioè come le staminali possono servire per studiare il cervello, per studiarne
in vitro in qualche modo riprodurre modelli di malattia e capirli meglio e per ovviamente un domani curarli, e ci darà anche una piccola introduzione proprio sulle staminali e sulle basi di questa nuova disciplina. Poi ci sarà Paolo Rama dell'ospedale San Raffaele che ci parlerà dell'utilizzo delle cellule staminali nelle malattie oculari, un'altra frontiera che già è nota da qualche anno ed è integrativa rispetto ad altre terapie che sono già in uso, come il trapianto della cornea, laddove determinate terapie non possono arrivare, c'è già questo tipo di possibilità in più che offre l'uso delle staminali. Giulio Cossu, dell'Università di Manchester, invece ci racconterà che cosa può fare la terapia cellulare per le distrofie muscolari, per la Duchenne, in particolare, e gli avanzamenti che sono stati fatti, notevoli, importanti avanzamenti che sono stati fatti con questa con la terapia genica. Ed infine Luigi Naldini dell'ospedale San Raffaele del TIGET di Milano, che ci racconterà ancora sulla terapia genica e dei successi, che proprio dei risultati importanti che proprio in questi mesi, in questi ultimi tempi, sono stati raggiunti su determinate malattie del sangue, malattie rare che peraltro hanno riguardato, come sapete, anche altri metodi di tutt'altra natura. Quindi questo è il programma. Io darei subito l'avvio a questo tipo di relazioni. Darei adesso però un attimo la parola, se vuoi, Elena Cattaneo, la senatrice Elena Cattaneo, per a sua volta presentare la cosa. Grazie, ma io rubo proprio solo due minuti, alcuni secondi per portare i saluti di alcuni miei colleghi senatori. A me fa ancora specie dire colleghi senatori, perché appunto avevo i miei colleghi scienziati, adesso ho anche i miei colleghi senatori, tra i quali senz'altro la senatrice Emilia De Biasi, che è molto impegnata proprio sul territorio di Milano sui temi che riguardano la salute. La senatrice De Biasi è la presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. Entrando nel vivo di questa prima serata, insomma, mi sembra che stia succedendo qualcosa di speciale questa sera in questa sala, grazie all'intenzione e alla volontà del Comune, grazie ai tanti colleghi, e vedo Stefano Di Donato in sala, con il quale insomma ci siamo trovati per creare la prima idea, il primo germoglio di questa ipotesi di eventi insieme. E quello che succede di speciale, secondo me, è che questo evento, questo ciclo di eventi risponde a un'ansia sociale della scienza, che è quella di rendersi disponibile ai propri cittadini, di rendersi ancora più pubblica, di far sì che sia ancora più accessibile e comprensibile ai nostri concittadini, soprattutto su un tema come quello che trattiamo oggi, quello delle cellule staminali, sul quale incredibilmente, ma forse non tanto, sentendo poi gli oratori che avremo, che seguiranno, Milano davvero guida il mondo. Sulle cellule staminali, davvero, quando penso ai fari nel mondo, si parte da Milano e dall'Università di Modena e Reggio Emilia. Abbiamo qui degli esponenti di queste conquiste, e questo dimostra insomma ancora una volta che c'è tanta scienza che si fa nella nostra città. Lo sappiamo noi scienziati, lo sanno i nostri colleghi oltralpe, non lo sanno i nostri concittadini. Questa, ecco, è veramente un'occasione per i nostri concittadini, e davvero spero anch'io che la prossima volta saremo ancora di più in questa sala. Era un esperimento interessante questo, e insomma mi sembra molto ben riuscito. È un'occasione importante per i nostri concittadini per capire non solo cosa succede a Milano, ma chi sono gli scienziati, per averli a disposizione con cui parlare. Ciascuno di noi è sempre felice di parlare di quel che fa, di perché lo fa, e di nuovo io metterei questa serie di eventi, per me la parola chiave è rispondere a quest'ansia sociale di spiegare cosa facciamo, perché, a quali obiettivi miriamo e cosa abbiamo raggiunto.
E vi assicuro che su questo tema, insomma, starete a sentire, c'è davvero di essere orgogliosi non solo di essere italiani, ma di essere, insomma, parte di questo straordinario territorio milanese. Grazie mille. Bene, a questo punto allora direi che possiamo iniziare, sì, con Giuseppe Testa, che ci racconta appunto dai geni ai pensieri le frontiere delle cellule staminali nello studio del cervello. Sì. Okay. Allora, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori per l'invito. Oggi vi parlerò, come detto, di una delle frontiere della ricerca sulle cellule staminali, anche di una frontiera un po' diversa da quella che è stata più comunemente affrontata nei media. E lo farò però, come diceva Luca Carra, iniziando da un'introduzione al concetto di staminalità, che vuole avere anche dei cenni di notazione storica. A sinistra vedete il giornale che riporta la nascita di Louis Brown, la cosiddetta prima bambina nata in provetta negli anni 70. A destra invece vedete Louis Brown, che nel frattempo è diventata lei stessa mamma e porta in braccio orgogliosamente i suoi due bambini. Ecco, questa cosa è stata resa possibile, e molto di quello che diremo oggi è reso possibile dal fatto che in quel momento, di quella prima copertina a sinistra, è il momento in cui l'embrione umano esce, diciamo, dall'utero, esce dal corpo della donna dove era stato fino ad allora, e diventa anche un qualcosa che può stare in vitro e che possiamo quindi studiare e analizzare in vitro. Questo è importante per quello che diremo subito dopo. E cioè che, se vedete lì a sinistra, diciamo, uno schema, diciamo, dello sviluppo di un embrione umano nell'utero, diciamo, nei primi giorni dopo la fecondazione, e vedete che a destra invece abbiamo l'embrione che riesce a svilupparsi nei primi stadi in vitro, in quella che ovviamente non è una provetta, ma è quello che noi chiamiamo una piastra Petri, sono le cose in cui, diciamo, noi mettiamo le cellule e le osserviamo. E c'è un momento storico molto preciso in cui quella che era cominciata come una traiettoria che ho chiamato nei vari, diciamo, scritti che ho prodotto sull'argomento, una traiettoria di generazione, perché serviva per fare figli, tutto sommato Louis Brown, no? è l'emblema di quella traiettoria. Nel 1997 e 98, in quei due anni cruciali citati anche da Luca Carra, intercetta per la prima volta una cosa apparentemente molto diversa, cioè la rigenerazione. Quindi l'embrione non avviato verso una traiettoria di generazione, ma di potenziale rigenerazione. E questo perché? Perché in questa configurazione entrano le cosiddette cellule staminali embrionali, identificate nel 1998 per la prima volta da un nostro collega James Thompson, che hanno una capacità è una proprietà molto importante, centrale per molte delle cose che diremo oggi e di quelle che diranno i miei colleghi dopo, cioè sono pluripotenti, hanno una potenzialità verso molte vie. Se vedete lì lo schema, c'è la fecondazione, c'è la produzione di questo embrione che poi arriva a un certo stadio che si chiama blastocisti. Da questo stadio, da questa blastocisti, possono essere derivate queste famose cellule staminali embrionali, che vedete lì come schema, nella famosa piastra Petri, e vedete invece a destra nel come sono al microscopio, quella che noi in laboratorio chiamiamo una colonia di cellule staminali embrionali, perché crescono tutte vicine, appunto formando queste colonie. Queste cellule in vivo, quindi sono una parte del normale processo di sviluppo, sono quelle da cui poi si svilupperanno tutte le parti del nostro corpo, tutti i tessuti nella loro, diciamo, straordinaria specializzazione. Ma ormai la gran parte di questi passi di sviluppo si possono fare anche in vitro. Ecco quindi da dove nel 1998 viene il momento in cui dalla generazione l'embrione umano diventa anche
opzione di rigenerazione, perché se io da un embrione in vitro posso derivare cellule che a loro volta mi possono fare vari tessuti, posso pensare di usare questo per riparare, per esempio, tessuti danneggiati. Questa cosa in realtà è ancora più destabilizzante e comunque strabiliante nel 1998 per l'evento che ci ha ricordato Luca prima, perché l'anno prima era stata pubblicata la nascita di Dolly, la pecora clonata. Vi ho messo lì a sinistra un pezzo zoomato del giardino delle delizie terrene, in cui si vedono quegli uomini che vanno in un uovo, perché diciamo, rappresenta un po' la promessa in qualche modo prometeica che arriva nel 97 e nel 98 con l'idea che noi possiamo riprogrammare attraverso il potere dell'uovo una cellula adulta specializzata a quello stadio di staminalità molto iniziale che è la pluripotenza. Qui dobbiamo fare un brevissimo excursus su che cosa poi questo vuole dire, e cioè che cosa rende diversi i nostri tessuti. I nostri tessuti, le nostre cellule, una cellula della pelle, un neurone, una cellula del muscolo, sono fondamentalmente diverse per come usano i circa 30.000 geni che però ogni cellula ha e che sono uguali praticamente in tutte le cellule. Questa cosa la si deve a un primo esperimento grandissimo del 1970 fatto sulle rane, da quello che poi diventerà premio Nobel 2 anni fa, John Golden, il quale dimostra quello che fino allora non si sapeva, e cioè che durante lo sviluppo, quindi dall'inizio alla maturazione dei tessuti, non cambiano i geni, ma cambia il modo in cui ogni cellula li usa. Un neurone ne usa alcuni ed altri no, rispetto a una cellula del fegato, eccetera, eccetera. Nel 97 la stessa cosa concettualmente viene però estesa ai mammiferi. Dolly è la dimostrazione che anche nei mammiferi, quindi anche in noi, una cellula della pelle, che al momento in cui io la prelevo sa fare solo pelle, può essere riportata indietro all'epoca attraverso solo il potere dell'uovo, questa cellula tra virgolette quasi magica, per essere poi riportata avanti in tutte le possibili vie di sviluppo. E quindi nasce il paradigma della cosiddetta clonazione a scopi rigenerativi. Vedete lì lo schema di un paziente a sinistra, una piccola biopsia cutanea, questo è il nucleo di una cellula della pelle messo in un uovo da cui si genera un embrione clonato, le cellule staminali e embrionali che questa volta portano il DNA del paziente e quindi eventualmente i tessuti che noi potessimo derivare da queste cellule potrebbero essere impiantati senza neanche creare un problema di rigetto immunologico. Rivediamo Dolly, le cellule staminali pluripotenti. E in questa costellazione in cui ormai abbiamo messo vari eventi storici che per ovvi motivi rappresentano solamente dei frammenti, ma dei frammenti fondativi di questo campo della biomedicina, irrompe nel 2006 il lavoro trasformante di tutto il campo di un nostro collega giapponese, Shinya Yamanaka, che non a caso condividerà qualche anno dopo il Nobel con il signore che vi citavo prima, John Golden, per capirci quello delle rane, perché dimostra che lo stesso processo strabiliante, che fino ad allora poteva fare solamente l'uovo, un processo molto però tecnicamente difficile che solamente pochissimi laboratori erano in grado di portare avanti, può essere in realtà fatto ed è alla portata di tantissimi laboratori semplicemente forzando l'attività di un numero molto piccolo di geni, quello a cui noi ormai ci riferiamo nella nostra lingua comune come riprogrammazione cellulare. Non vi sfugge l'analogia digitale con il mondo dei computer, infatti vi ho messo alla destra un iPod con uno spinotto, perché alcuni nostri colleghi giustamente hanno parlato di questo nuovo mondo della biologia, che ho chiamato biologia dello sviluppo 2.0, come self-fate plug and play, cioè l'identità delle cellule su ordinazione, a comando, plug and play, cioè basta che tu sappia quali geni muovere, quale codice spostare e puoi prendere una cellula della pelle e trasformarla praticamente in qualsiasi altro tipo di cellula. Lì vedete un diagramma, diciamo, schematico di tutto quello che ormai è possibile fare, di cui la trasformazione più strabiliante è appunto il passaggio da una cellula della pelle a una cellula staminale pluripotente, del tutto analoga alle staminali embrionali di cui abbiamo parlato prima, ma nel frattempo sono possibili anche varie transizioni. Tanto che quello che
alcuni di voi forse già conosceranno come il territorio di Waddington. Waddington era un grande scienziato che negli anni 50 del secolo scorso parlò per la prima volta di epigenetica e parlò di territorio epigenetico per creare una importante e fondativa, diciamo, metafora dello sviluppo come di un qualcosa, vedete quella biglia che sta sulla cima di questo immaginario monte e che ha durante lo sviluppo varie vie per arrivare a valle, laddove la valle è la metafora del processo finale di specializzazione cellulare, cioè di quello che, come vi ho detto prima, rende una cellula della pelle diversa da una cellula del fegato, eccetera, eccetera. Ecco, gli esperimenti di cui vi ho detto sono esperimenti che dicono che noi possiamo prendere una cellula che è arrivata a valle e riportarla a monte, ma possiamo anche prendere ormai direttamente una cellula che stava in una valle e portarla in un'altra valle. Tanto è vero che alcuni nostri colleghi ormai rutinariamente disegnano questi schemi sotto in cui le frecce, diciamo, fanno vedere come ormai possiamo trasgredire i confini che io stesso all'università avevo imparato a essere confini insormontabili tra i diversi tipi di tessuti che compongono il nostro organismo. Bene, questa frontiera della riprogrammazione cellulare apre quella che io ho tradotto in italiano malattie in provetta, in inglese ci si riferisce a questo nuovo paradigma, a questa nuova frontiera delle staminali, che è quello di cui vi parlo oggi dopo questa breve introduzione, come disease in a dish. E cioè l'idea, come vedete, che da un qualsiasi paziente di una malattia nota o comunque ben classificata da un punto di vista clinico, noi possiamo prendere cellule della cute, ma ormai anche del sangue, ma ormai anche dell'urina, per dirvi, diciamo, come la cosa sta diventando fruibile, riprogrammarle a queste cellule che si chiamano IPS, cioè cellule staminali pluripotenti, e fin qui sono uguali alle staminali embrionali, la I sta per indotte, perché è un processo che appunto noi induciamo tramite questa accensione forzata di un numero molto piccolo di geni. Queste cellule, sempre in vitro, in quella famosa piastra Petri, le possiamo differenziare in praticamente tutti i tipi cellulari che ci interessano. E su questi quindi possiamo incominciare a fare tante cose che non sono necessariamente mirate a rimetterle poi dentro al corpo del paziente da cui le abbiamo prese, anche se questa naturalmente resta una delle frontiere più straordinarie, come sentirete anche dai miei colleghi, ma le possiamo usare per capire la malattia. Perché fino adesso, per la maggior parte delle malattie umane, soprattutto quelle del cervello, il problema qual è stato? Che non avevamo davvero le cellule malate a disposizione, per ovvi motivi che potrete ben capire. E anche quando le avevamo, pensate per esempio alle cosiddette biobanche di cervelli stoccati post mortem, e si analizzava la cellula di un cervello umano dopo la morte evidentemente a cose fatte, come arrivare sulla scena del crimine quando il crimine è già avvenuto. Non avevamo cioè il modo di ricostruire la storia, tra virgolette, naturale della malattia. Vi rendete conto che nel momento in cui io riprendo la cellula di un paziente, che quindi ha il genoma che può aver causato quella malattia, la riporto indietro allo stadio di pluripotenza e la riporto poi avanti nel tessuto che voglio in vitro, io per la prima volta posso studiare i vari passaggi. E quindi rendo per la prima volta trattabile sperimentalmente due cose: la cosiddetta storia naturale delle malattie e la variazione genetica umana, perché qui dentro siamo tutti diversi dal punto di vista genetico, oltre che da tanti altri punti di vista, e per la prima volta noi però questi genomi li possiamo testare, li possiamo, tra virgolette, far giocare nel gioco della differenziazione e vedere come si comportano. Per darvi un'idea, è un po' il passaggio da, diciamo, Prometeo e Avatar, prima di essere due importanti film, sono naturalmente due miti fondativi del nostro mondo. Prometeo, il mito della rigenerazione, vissuto in quel caso come condanna eterna, ma naturalmente nella visione prometeica moderna come evidentemente un auspicio di rigenerare parti malate del corpo, e l'Avatar come un qualcosa che fosse una rappresentazione di noi al di fuori di noi, una incarnazione. Non a caso molti di noi incominciano a riferirsi a queste cellule differenziate che noi riprogrammiamo da ciascuno di noi come degli avatar. Perché? Perché rappresentano la malattia, no?
sono delle estensioni del paziente su cui si possono fare esperimenti in vitro, che in vivo ovviamente mai si potrebbero fare, e in questo senso sono degli avatar del paziente e della sua malattia. E il punto qual è? Il punto è che questa cosa sta succedendo, ed era un altro dei punti che faceva Luca, negli stessi anni in cui c'è il passaggio da progetto Genoma, un grande progetto pubblico e privato a cui collaborano tanti paesi, ai genomi, cioè dal genoma come entità quasi astratta, la prima decodifica del genoma umano, al fatto che i genomi ormai sono conoscibili per ciascuno di noi fondamentalmente con 5.000 euro. 5.000 euro oggi bastano a sequenziare un intero genoma di ciascuno di noi. Quindi si passa, vi rendete conto, da un momento diciamo istituzionale, Clinton che festeggia l'evento con i due diciamo pionieri di questo progetto, a momenti invece molto personali. Angelina Jolie, che fa in televisione, dice: avendo conosciuto un pezzo del mio genoma, ho scelto di farmi togliere il seno. No? Il passaggio da un'impresa pubblica a un destino personale. Questi destini personali adesso possono essere testati in vitro. E qui vi faccio vedere, giusto per farvi capire dove siamo, gli sforzi che il Giappone, l'Europa e molti paesi, e l'America naturalmente, speriamo che l'Italia sappia cogliere l'occasione, stanno riprogrammando comunità di persone nell'ordine delle decine di migliaia. Cioè quello che vi ho fatto vedere, cioè prendere una cellula della pelle o del sangue, riprogrammarla e farne tutti i tessuti di potenziale interesse, è una cosa che in questi consorzi sta avvenendo per decine di migliaia di persone affette da una varietà di patologie. Questa è la dimensione su cui il campo si sta muovendo. E questo è un campo che, da cui si spera di avere un grande stimolo per quella che è una crisi, che anche questa passa poco nei media, e cioè la grande crisi nella scoperta di nuovi farmaci. Malgrado le grandissime aspettative che avevamo riposto nelle frontiere che siamo riusciti a raggiungere nella biomedicina degli ultimi anni, si spende sempre di più per la scoperta di nuovi farmaci, ma si producono sempre meno nuovi farmaci. C'è un problema. Cioè, c'è un problema di aggredire queste malattie, ci sono tanti motivi per questo e non possiamo addentrarci adesso, ma questa piattaforma tecnologica di creare questi avatar su cui testare A, perché viene una malattia, e B, nuovi farmaci per quella malattia, è una delle strade più promettenti. E vi parlo quindi adesso, negli ultimi minuti, di quello che stiamo facendo noi in laboratorio, che spero illustri poi plasticamente quello che vi ho detto. Infatti il progetto l'abbiamo chiamato Disease Avatars, cioè avatars di malattie, usando la riprogrammazione cellulare fondamentalmente per lo studio di una serie di malattie genetiche dello sviluppo nervoso. Mi piace qui ricordare le persone che in laboratorio stanno facendo questo lavoro e che sono menzionate lì a destra, e naturalmente gli enti che ci consentono di fare questo lavoro, innanzitutto il Consiglio Europeo delle Ricerche, che ci ha premiato per questo progetto e ci finanzierà per i prossimi 5 anni, e il Ministero della Salute, Teleton, la Fondazione Legione e Epigen, che ci hanno permesso di costruire i primi importanti risultati preliminari di cui vi parlo oggi. E vi volevo anche ricordare, perché secondo me è una nota un po' biografica, ma che vi fa capire l'accelerazione a cui Luca Carra faceva riferimento, che il titolo della mia relazione di oggi, Dai geni ai pensieri, era il titolo che io decisi di dare insieme a un paio di amici studenti quando stavo a metà del mio dottorato all'NDL di Heidelberg, a una conferenza che facemmo sulla neurobiologia. E fu la conferenza in cui io mi innamorai della malattia, di questa condizione umana di cui adesso vi parlo, della sindrome di Williams, e però all'epoca gli strumenti che avevamo a disposizione per studiarla erano molto limitati. Era il 2000, siamo oggi al 2014, in appena 14 anni è cambiato un mondo. Tanto è cambiato un mondo che 3 anni fa ho deciso che finalmente la potevo studiare, quella malattia, grazie a questa nuova tecnologia di cui vi ho parlato oggi. Quindi ritorniamo dai geni ai pensieri. Perché? Perché studiamo due malattie che ci sembrano molto affascinanti, perché sono due malattie in cui una si chiama è la sindrome di Williams e l'altro è un sottogruppo di disturbi dello spettro autistico, quindi una sindrome autistica, e sono causate da un cambiamento in pochi geni, sono 26 geni. Pensate che ce ne abbiamo circa 30.000, anche se la definizione di gene
è sempre oscillante nel nostro mondo, ma comunque su 30.000 geni ne sono alterati pochi, 26, e sono alterati non perché siano difettosi, ma perché la quantità fa la qualità. Cioè nella sindrome di Williams ce n'è una copia in meno, nell'autismo ce n'è una copia in più. È quella che noi chiamiamo una malattia di dosaggio, come per esempio la sindrome di Down, che come voi sapete è dovuta a un cromosoma in più, solo che lì è tutto un cromosoma e qui sono pochi geni. E qual è la cosa che ha colpito molto le persone che per prime hanno lavorato per molti anni su questo gruppo di malattie? Che la sindrome di Williams è una malattia che porta una disabilità cognitiva, associata però al linguaggio che viene relativamente ben preservato e a una ipersocievolezza. Sono dei bambini a cui i primi clinici si riferivano come una cocktail party personality, cioè una personalità con quel tipo di ipersocievolezza. Vi rendete conto quindi la straordinaria scoperta di capire che quando gli stessi geni invece sono duplicati, cioè ce n'è una copia in più, si manifesta l'autismo, che vi rendete conto ha almeno due aspetti che sono simmetricamente opposti, un grave difetto nel linguaggio e un ritiro autistico rispetto alle interazioni sociali. E quindi la possibilità di legare la dose di pochi geni a due tratti che direi sono quintessenziali della condizione umana, come il linguaggio, la socialità e naturalmente la cognizione nel suo complesso, ci sembrava molto affascinante. Questo è l'esempio preso da una pubblicazione di un disegno di un bambino con la sindrome di Williams che non è in grado di disegnare bene perché ha una grave compromissione nella percezione dello spazio, ma vi racconterebbe di una bicicletta usando un linguaggio bellissimo e in qualche modo anche molto barocco. Ecco, la possibilità di arrivare geneticamente a capire questi diversi aspetti delle nostre funzioni cognitive ci pare particolarmente interessante e quindi diciamo è una malattia che ha è una coppia di malattie che ha delle alterazioni in comune perché entrambe naturalmente hanno una alterazione nelle capacità cognitive, ma quello che è veramente molto interessante sono queste alterazioni simmetricamente opposte. E questo, qui vi ho rappresentato con questa scaletta, diciamo, la semplice combinatorialità di questa unica situazione. Non ci sono altre coppie di sindromi simili in cui il normale ha due copie di questi geni, Williams ha una copia in meno, l'autismo ha una copia in più, no? Questa, diciamo, scaletta di dosaggio, secondo noi, e secondo molti naturalmente che lavorano, diciamo, insieme a noi su questa stessa cosa, è veramente un'opportunità unica, una finestra per capire i disturbi della socialità e del linguaggio. Perché? Perché ormai noi sappiamo che l'autismo e le sindromi dello spettro autistico possono essere causate da mutazioni in tantissimi geni, che sono lì a sinistra. Eppure alla fine tutte queste possibilità di interferire con il sistema normale alla fine convergono in difetti neuronali e in difetti poi, diciamo, fenotipici, cioè quello che la malattia manifesta, che sono fondamentalmente sempre gli stessi. Quindi il campo sta cercando di capire quali sono questi nodi che, indipendentemente dall'origine del difetto, poi portano allo stesso risultato. E quindi avere questa coppia di malattie in cui, diciamo, è possibile studiarle insieme ci sembra un'opportunità unica. E come l'abbiamo quindi affrontata? Abbiamo stretto un'alleanza, direi, che speriamo un giorno possa chiamarsi un'alleanza terapeutica, ma che al momento è ovviamente un'alleanza di ricerca, con le famiglie di bambini affetti da queste due sindromi. Abbiamo preso le cellule e le abbiamo riprogrammate mettendo a punto un nuovo metodo che non usa più i virus per riprogrammare le cellule. Questo è un dettaglio, anche se tecnicamente molto importante. E stiamo quindi facendo che cosa? Stiamo facendo quello che vi ho fatto vedere prima, cioè la riproduzione in vitro del processo di sviluppo che normalmente porta a fare un neurone della corteccia. Lì sotto vedete a destra uno schema delle onde, diciamo, di differenziazione attraverso cui le cellule staminali embrionali diventano prima cellule staminali neurali, incominciano a formare le varie parti del nostro sistema nervoso e specificamente poi la parte della corteccia dell'encefalo, attraverso una serie di passaggi successivi. Passaggi che noi ora siamo in grado di riprodurre in vitro e li possiamo monitorare in maniera molto chiara su cellule che provengono questa volta dai pazienti. E quindi per la prima volta ci rendono, diciamo, studiabile in vitro una cosa che fino adesso avveniva
all'interno del cervello di un feto che si stava sviluppando e quindi era per ovvi motivi non comprensibile. Giusto per farvi capire che i nostri colleghi di Vienna hanno spinto la frontiera nell'ultimo anno a un livello ancora superiore, quello che vedete a sinistra e che magari i neurobiologi tra voi o i biologi tra voi riconosceranno come qualcosa che ha le sembianze un po' di un cervello, è effettivamente quello che i colleghi hanno chiamato giustamente un mini cervello umano, un organoide, è qualcosa che cresce in vitro, quindi ovviamente non è un cervello nel senso di una parte funzionalmente integrata a un corpo, ma viene da queste cellule staminali riprogrammate, che hanno tale potenza che in vitro fanno un mini cervello che riproduce quelle strutture. E quindi, diciamo, quella che in laboratorio è la nostra fabbrica degli avatars è questa, diciamo, collezione, per la verità abbastanza unica, perché siamo sulle 32 linee, che nel campo è qualcosa di assolutamente inedito, che differenziamo nei vari tipi cellulari che ci servono a capire questa malattia. Le cellule staminali della cresta neurale per capire le malformazioni facciali e appunto, come vi dicevo, i neuroni della corteccia per capire i difetti cognitivi di cui vi parlavo prima. E quindi la domanda che ci siamo fatti, con la quale poi vi lascio con il risultato, è un risultato secondo noi molto rilevante, perché ci siamo chiesti, ma siccome nessuno per ovvi motivi era mai riuscito a capire come comincia lo sviluppo di questi che poi diventeranno bambini a livello di cellule staminali pluripotenti, noi ora che le possiamo trattare in vitro, come comincia lo sviluppo quando c'è una copia in meno o una copia in più di questi geni? E la risposta, abbastanza sorprendente, è che già comincia con una alterazione in molti geni che serviranno poi per lo sviluppo neurale. Questo, diciamo, in qualche modo chiude il cerchio, quello è uno zoom che vi ho fatto nella regione, cioè in quei famosi 26 geni. Tra questi 26 geni ci sono geni che noi chiamiamo fattori di trascrizione. Perché? Perché sono quelle proteine che orchestrano quali geni si spengono e quali si accendono. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto la differenza tra i nostri tessuti è un problema semplicemente di quali geni si accendono e si spengono? Ecco, molti di questi geni sono inclusi in quella regione e quindi avere una copia in più o una copia in meno di questi geni già all'inizio, in fasi molto precoci, ha un'alterazione su quelli che saranno poi i circuiti che porteranno a fare i neuroni. Quindi chiudo con quest'ultima slide in cui spero che adesso capiate il motivo della scelta di Arcimboldo e, diciamo, di questo avatar che Arcimboldo fa con pezzi che in quel caso non sono pezzi umani, sono pezzi di creature del mare e che però rappresentano come un avatar un umano. E la frontiera delle staminali di cui vi ho parlato oggi è la frontiera che riassembla aspetti della malattia fino all'ambizione di assemblare aspetti della cognizione umana, come vi ho parlato, attraverso dei pezzi che sono questi, diciamo, questi avatar riprogrammati, queste cellule, questi circuiti che possiamo studiare in vitro con la speranza di riassemblare qualcosa simile a quanto fece Arcimboldo. Ringrazio di nuovo i membri del mio laboratorio sulla sinistra, in rosso le persone che lavorano su questi progetti, a destra i nostri collaboratori con cui speriamo di aprire una frontiera per lo studio di nuovi farmaci per queste due malattie, sotto gli enti che ci hanno finanziato e se vi interessa leggere ulteriormente di queste cose, questi sono i miei riferimenti e la mia email. Grazie. Beh, grazie molte perché veramente ci ha fatto entrare con un tuffo vertiginoso nel pieno della ricerca in questa grammatica di cellule staminali che, come avete capito, vengono usate sia per l'aspetto prometeico, speriamo si sviluppi di terapie, sia per creare degli avatar, cioè dei modelli di malattia da studiare per poi far nascere in vitro nuovi farmaci. Veramente una cosa straordinaria, interessante. Io direi, abbiamo poi un dibattito, possiamo fare domande, dibattito, le riserverei magari a blocchi, non subito, se siete d'accordo, perché vorrei procedere andando avanti con il secondo capitolo che vogliamo trattare, che va a focalizzare sull'occhio, cioè cosa si può fare con le cellule staminali nelle malattie oculari, che è un altro tema veramente molto affascinante, ce lo racconta Paolo Rama dell'ospedale San Raffaele di Milano. Grazie. Professore.
Si sente. Innanzitutto buonasera a tutti. Io adesso cercherò di raccontarvi una storia di applicazione. Quello che si può fare già oggi con le cellule staminali, perché è chiaramente il sogno di rigenerare i tessuti, tutti speriamo di curare le malattie con pezzi ricostruiti partendo dai nostri tessuti, quindi senza ricorrere a trapianti, senza ricorrere a farmaci. E questa forse è una... Sì, si sente? E questa forse è una storia che può dare tanti messaggi. Vediamo se riesco ad andare avanti. Innanzitutto parliamo di cornea, la parte trasparente che fa da finestra sulla retina, quella quindi che consente al cervello di vedere. E ricordatevi il limbus, che dice la parola, è una zona di confine che sta fra la cornea e la congiuntiva, che è la parte che circonda l'occhio, quella che si arrossa quando ci entra qualcosa, quando abbiamo l'occhio infiammato. E se dobbiamo parlare di cornea, è un tessuto piccolo ma in realtà estremamente complesso, e a noi interessa lo strato superficiale, l'epitelio, che è esattamente come la superficie della pelle, rigenera costantemente durante tutto l'arco della vita, quindi è fondamentale. E l'epitelio ha le sue cellule staminali qui in questa zona, il limbus appunto, vediamo se riesco, non c'è il puntatore, è la periferia, sono localizzate in aree protette, dedicate, e da lì partono le cellule che si differenziano, quindi l'epitelio continua costantemente a rigenerare, viene costantemente sostituito. In caso di ferite ovviamente ripara. L'epitelio è fondamentale per la trasparenza di tutta la cornea, sembra una banalità ma non lo è. Se voi vedete questa, non si vede più la pupilla, non si vede più l'iride, quindi la cornea è fortemente opaca, ma è semplicemente l'epitelio che qui è danneggiato, la restante cornea è perfettamente trasparente. Quindi già da qui capite quanto è importante questo sottilissimo strato di cellule. E si rinnova costantemente grazie a queste cellule staminali che sono localizzate nella periferia della cornea. E se il limbus viene danneggiato, quindi se le sue cellule staminali non funzionano più, si ha all'inizio una mancanza di epitelio nella parte centrale, poi la parte periferica, la congiuntiva, migra e va, come vedete sulla destra, a coprire la cornea. Questo è un meccanismo naturale di protezione, però toglie la vista. E quando si parla di cellule staminali spesso si confonde l'utilizzo per sostituire la cornea, quindi si spera di non dover fare un trapianto di cornea, ma in realtà questo non è il punto, non è necessario, perché il trapianto di cornea funziona benissimo, non è questo l'obiettivo che ci eravamo dati. Ma il trapianto di cornea funziona se c'è un epitelio della persona che avrà l'innesto. Se il suo epitelio funziona perché andrà a sostituire l'epitelio del donatore, continuando a rigenerare deve coprire il trapianto. Se manca l'epitelio, il trapianto fa la stessa fine della cornea precedentemente, viene di nuovo coperto da questo tessuto di sostitutivo che è la congiuntiva. Quindi il campo in cui noi ci siamo andati, in cui siamo andati a cercare una risposta, era quello quando le cellule staminali sono danneggiate, si definisce deficit limbare. E siamo partiti da qualcosa che era già stato fatto, perché spesso aprendosi ad altre esperienze si trovano molte risposte. Quindi negli anni, alla fine degli anni 70, questa persona che ha fatto la storia della terapia con cellule staminali, Howard Green, aveva dimostrato che era possibile, da una piccola biopsia di cute, recuperare cellule staminali, amplificarle, quindi aumentarle, andare a reinnestarle. E circa 10 anni dopo questa metodica era stata applicata su gravi ustionati che sarebbero morti se non avessero potuto utilizzare questa procedura. Noi abbiamo esattamente ripreso questa dimostrazione per cercare di fare la stessa cosa sull'occhio, ed è nato questo progetto che è iniziato quasi 20 anni fa, nel 1997, e questo quindi è il primo messaggio che già era stato accennato: tanta pazienza e costanza. E il secondo messaggio è unire le conoscenze, quindi secondo me questi obiettivi sono stati raggiunti grazie alla collaborazione, all'amicizia e alla fiducia fra esperti di biologia cellulare, ricercatori di base e clinici. E voi vedete nella foto Michele De Luca e Graziella Pellegrini, che accennava Elena Cattaneo, sono
grandissimi ricercatori dell'Università di Modena. Il metodo, abbiamo innanzitutto, questo per spiegarvi quanto importante è la metodologia, quanto dietro ai risultati ci deve essere un metodo e una costanza nel dimostrare quello che si vuole raggiungere. La prima cosa che abbiamo fatto, e questo studio è durato un anno ed è stato pubblicato in una rivista specializzata di biologia cellulare, siamo andati a fare prelievi in tutta la superficie oculare per isolare e capire dove si trovavano le cellule staminali e come potevano essere coltivate e successivamente trapiantate. Da questo studio noi abbiamo capito che questa che vedete in alto era la sede dove andare a prendere le cellule staminali. Vedete che il prelievo è piccolissimo, è assolutamente privo di alcun rischio per il paziente, e quello che vedete sulla destra è un foglietto di fibrina semitrasparente che contiene cellule staminali, quello che ci consente di trasportarle sull'occhio del paziente. Vedete, da una idea, da un lunghissimo studio in laboratorio, ecco una cosa molto semplice da dare in mano al chirurgo. E cosa abbiamo fatto? Innanzitutto uno studio prospettico preliminare per vedere se tutte le premesse potevano funzionare poi sui pazienti. Abbiamo trattato 18 pazienti e di questi 14 hanno avuto successo, e credetemi, per malattie come questo è un altissimo, un grossissimo risultato, e quindi la prima pubblicazione all'inizio degli anni 2000. E nel 2005 il Ministero della Sanità ha confermato che questa procedura era affidabile e l'ha validata, gli ha dato un codice per poter essere rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale, quindi si può fare con la mutua. E successivamente abbiamo fatto uno studio prospettico più ampio che è iniziato nel 98 e terminato nel 2007. Nel 2008 abbiamo richiamato tutti i pazienti, quindi per vedere a distanza di tempo come questi innesti funzionavano. Sono un certo numero di pazienti, 112, fondamentalmente persone ustionate, con una capacità visiva molto bassa. Se tenete presente che la capacità visiva normale è 10 decimi, queste persone vedevano meno di un decimo, quindi non erano in grado di utilizzare l'occhio. Il successo è stato ottenuto quasi nel 70% con un innesto, ma ulteriormente meglio con un secondo innesto. Questo a significare che le cellule possono essere via via aggiunte, e vista le dimensioni della biopsia non è una cosa particolarmente pericolosa per il paziente. Poi è stato necessario validare la procedura, sempre con l'assoluta necessità di dimostrare la sicurezza e l'efficacia di quello che noi andiamo a fare sui nostri pazienti. E ripeto, sicurezza ed efficacia. Non si fanno prove sui pazienti. Quindi siamo andati a cercare un modo di validare la tecnica di coltura per dimostrare che noi quello che speravamo di fare lo ottenevamo. E questi sono dei dati che non entro in dettaglio, ma per spiegarvi che noi siamo in grado, con un marker abbastanza specifico, di validare la qualità dell'innesto che andremo a fare. E tutto questo è stato pubblicato nel New England, che è una rivista abbastanza prestigiosa, e per una specialità come l'oculistica non è facile. E giusto per darvi un'idea, questa è una ragazza che aveva avuto un danno per uno scoppio di petardo, e vedete sulla destra il risultato. Lo capite da soli quanto buoni possono essere i risultati. Questo è un ragazzo che si era ustionato con la calce, un operaio, e questo è il risultato dopo l'innesto. E quello che ci ha fatto enormemente piacere sono state queste due pagine che la rivista Nature ci ha dedicato, definendo il nostro lavoro un modello per l'utilizzo delle cellule staminali in tutti i campi della medicina. Questo per dimostrare quanto correttezza, il comportamento nel seguire uno studio, nel portarlo avanti, possa fare da esempio per altri campi della medicina. Ma fatto questo, abbiamo cercato di capire se questa procedura poteva essere diffusa, e allora abbiamo fatto uno studio prospettico multicentrico in Italia, 10 centri, di nuovo fondamentalmente pazienti ustionati, di nuovo capacità visiva molto bassa e più o meno gli stessi risultati. Lo studio sulle culture uguale, l'ha confermato anche in diversi centri. E partendo da questi dati che avete visto, ho cercato di fare una cosa abbastanza rapida che serva più da stimolo e darvi un messaggio positivo di quello che si può fare oggi, e qui è invece quello che ci aspettiamo di fare nel futuro, sempre guardando a malattie che oggi non hanno una soluzione, come quelle che avete appena visto.
c'è già la possibilità di ricostruire non solo l'epitelio ma l'intera cornea. Siamo in grado oggi di ricostruire lo spessore, la struttura della cornea, renderlo già trasparente, quindi innestarlo già trasparente, quindi questa è una prospettiva abbastanza vicina. C'è la malattia che comporta una riduzione della lacrimazione, che è una malattia piuttosto grave, in alcuni casi è fortemente invalidante, e si sta sperando di ricostruire, come sia stato, si può fare per la cornea, di ricostruire la ghiandola lacrimale in coltura, e chissà che questo non si possa poi ottenere risultati anche dopo il successivo innesto. E poi per le malattie invece bilaterali, in cui quello che voi avete visto sono tutti utilizzi di cellule staminali della persona, cosiddette autologhe, e quindi senza alcun rischio di rigetto. Quando invece il danno è di entrambi gli occhi, non si ha tessuto donatore, e questa è la frontiera forse più ambiziosa dei nostri studi, è quello di trovare cellule, queste cosiddette cellule riprogrammate o sistemi analoghi, per utilizzare cellule staminali di altri distretti e convincerle a fare epitelio corneale. E con questo vi ringrazio. Bellissimo questo intervento, e notate anche l'understatement con cui ha messo lì questa pubblicazione, da una parte sul New England, che è la più importante rivista del mondo di medicina, e dall'altro questo editoriale su Nature, che è sicuramente insieme a Science la rivista più importante di scienza, cioè siamo ai massimi livelli della ricerca coltivata con tanta continuità e pazienza e rigore metodologico, come ha voluto chiarire molto bene Rama. C'è qualche domanda a proposito di questo intervento, il precedente? Così cominciamo un pochino a spezzare. Prego, allora se qualcuno... Siamo attrezzati per... Aspetti che le portano... ma non la sentono nella diretta streaming. Così cominciamo un pochino a entrare anche un po' nel dibattito. Forse non ho capito, ma... I pazienti partivano da una capacità visiva di un decimo di diottria, no? Dopo la cura, a che punto sono arrivati come potere visivo in termini di diottrie? Allora, quelli che avete visto, è chiaro che con una cornea così trasparente sono tornati a vedere 10 decimi. Se noi mettiamo una cornea trasparente, la retina funziona, per cui tornano a recuperano tutta la loro capacità. C'era poi una... Signora? C'è una signora lì. Signora, sì. Però è situato nel senso che 10 anni fa per la prima volta ho sentito parlare delle malattie genetiche rare, perché è stato diagnosticato alla mia nipotina la malattia di Ollier. Voi parlate di leucemia, di cervello, di occhi. La ricerca ha almeno approcciato questa malattia sul fatto che non cresce osso sano, ma cresce diciamo la parte molle della la cartilagine. Ecco, non sono passati 10 anni e non si sa niente di questa malattia. Voi la conoscete? Avete qualche risposta? Oppure avete un catalogo di malattie genetiche sulle quali la ricerca si svolge? Allora, direi questo. Adesso entriamo in una fase della conferenza in cui parleremo anche di malattie rare. Non credo necessariamente di queste, ma sicuramente potranno arrivare delle risposte, perché abbiamo parlato di cervello, di malattie degli occhi, ma con la terapia cellulare sulle distrofie, la terapia genica sulle malattie del sangue, andiamo anche a parlare di malattie rare e, se possibile, affronteremo anche questa domanda. Grazie, scusate. Giulio Cosso, se vuoi rispondere e partire poi con il tuo intervento. Questo è un problema molto grave, perché le malattie rare sono tantissime e quando noi diciamo malattie rare, parliamo di malattie
relativamente rare, come la distrofia muscolare di cui parlerò ora, la fibrosi cistica, l'emofilia, in cui i pazienti sono migliaia, le famiglie possono organizzarsi in associazioni, possono raccogliere fondi, possono finanziare la ricerca, e malattie talmente rare che i pazienti e i loro familiari sono fondamentalmente soli di fronte alla malattia, che spesso richiede decenni e milioni di euro soltanto per essere compresa, prima ancora, perché non possiamo aggiungere le staminali e sperare che succeda qualcosa. Bisogna arrivare a capire i meccanismi della malattia. Questi sono studi purtroppo molto lunghi, e una delle tragedie è che la ricerca procede molto lentamente e la malattia invece procede rapidamente per chi ne è colpito. Ma su questo non c'è molto da fare. Quello che si spera è di poter imparare da una terapia che ha avuto successo che cosa si può utilizzare e spostare verso un'altra malattia su cui si è ancora più indietro. Ma ovviamente ci sono molte migliaia di malattie rare che colpiscono pochi pazienti. Credo che Naldini accennerà dopo di me a una di queste malattie rare. E quindi questo è un problema che purtroppo non ha una soluzione, anche perché i costi delle ricerche sono molto elevati e il numero dei ricercatori e l'impegno che uno può approfondire. Io ho studiato per 40 anni una sola malattia e non sono nemmeno riuscito a curarla, per cui non è che me ne sono rimasti tanti di anni davanti. Tanto per dirvi che sono studi difficili, sono studi lunghi, e vorrei con questo iniziare la mia presentazione, se la trovo, sì, ecco, con una, potrebbe essere chiamata una captatio benevolentiae. Quello che voi avete sentito da Paolo Rama e quello che sentirete dopo di me da Naldini sono dei risultati straordinari. Quello che invece sentirete da me è un piccolo passo in una strada molto lunga e faticosa, e quando sentirete parlare delle malattie neurodegenerative troverete un quadro piuttosto simile e vi potreste chiedere perché. No, il motivo fu compreso forse 150 anni fa da uno dei più grandi e misconosciuti ricercatori italiani, che si chiamava Giulio Bizzozzero, il quale capì che noi avevamo nel nostro corpo dei tessuti che si rinnovano continuamente, appunto gli epiteli di cui avete sentito parlare e il sangue di cui sentirete parlare dopo di me. Noi facciamo sangue fresco tutti i giorni e epiteli vengono rinnovati continuamente. Questo significa che questi tessuti in principio non invecchiano mai. Naturalmente c'è un prezzo da pagare per questo, e il prezzo si chiama cancro, perché la capacità di queste cellule staminali di potersi dividere per sempre fa sì che il rischio di una trasformazione sia molto maggiore che non per tessuti come il cuore, il cervello o i muscoli scheletrici, dove i tumori sono rari, ma purtroppo, siccome questi tessuti, come aveva scoperto Bizzozzero, durano tanto, a volte tutta la vita, se ci sono delle cellule staminali, sono delle cellule staminali dilettanti, non sono state selezionate dall'evoluzione per ricostruire i nostri muscoli una volta al mese, e come vedrete nel caso della distrofia muscolare, dopo un po' finiscono, si esauriscono e non sono più in grado di rigenerare il tessuto. Allora, forse molti di voi sanno, perché Teleton se ne è occupato e perché è una malattia molto comune tra le malattie rare, che la distrofia di Duchenne colpisce un bambino maschio, perché è portata sul cromosoma X dalla madre, quindi le donne possono essere portatrici ma solo i maschi si ammalano. Un bambino nato ogni 3500 è affetto da questa malattia, e la frequenza è elevata perché il gene che è colpito dalla mutazione è il gene più grande che c'è su questo pianeta, o perlomeno che conosciamo. Pensate che è più grande del genoma di un piccolo batterio, tanto per darvi l'idea. Quindi la possibilità che si rompa è molto molto elevata.
La malattia non si vede alla nascita, soprattutto se non c'è una storia familiare, se non c'è uno zio, se non c'è un parente, ma quando il bambino comincia a camminare, invece di migliorare, progressivamente peggiora. La madre nota qualcosa, lo porta dal medico che sospetta una distrofia, si fa un'analisi oggi del DNA e diciamo, per i genitori fondamentalmente si spegne il sole, perché è una malattia che condanna inesorabilmente a morte. Nessuno è mai guarito dalla distrofia di Duchenne, e per cui non c'era fino a 10 anni fa nessuna cura, ma che prende circa 20, 25, oggi anche 30 anni per arrivare alla fine, condannando il paziente a una perdita progressiva di motilità, alla sedia a rotelle, alla ventilazione assistita. E quindi, anche se oggi le cure mediche hanno allungato la vita dei pazienti, non ne hanno migliorato la qualità. Quindi se c'è una malattia che ha bisogno di una cura è la distrofia. E appunto perché colpisce tutti i muscoli del nostro corpo, capite bene che cercare di ripararla è riparare questi muscoli che non funzionano, ora vi spiegherò in un secondo perché non funzionano, è veramente complicato. Che cosa fa la distrofina, questa proteina che non c'è quando il gene è mutato? È una specie di impalcatura elastica che è al di sotto della membrana delle nostre fibre muscolari. Voi dovete pensare che i nostri muscoli sono più o meno come una fisarmonica. Ogni volta che contraiamo un muscolo, la membrana si accartoccia e poi si distende. Si accartoccia e si distende. E questo stress meccanico è attutito dalla distrofina. Quando la distrofina non c'è, le fibre muscolari più facilmente si rompono, sia in modo focale che esteso, e in questo caso vengono riparate da queste cellule satelliti o da altri tipi cellulari che agiscono, diciamo, in aiuto alle satelliti, ma purtroppo le cellule che la fibra riparata o sostituita ha lo stesso difetto della fibra che è andata a sostituire e ne condividi il destino. Purtroppo dopo pochi anni questo ciclo di degenerazione e rigenerazione si esaurisce e il tessuto viene progressivamente sostituito da grasso e connettivo. A quel punto ovviamente nessuna terapia può più funzionare, e questo, come poi sentirete anche da Naldini, ci dice che qualunque intervento terapeutico deve essere il più precoce possibile. Ora, non c'è solo la terapia con le cellule staminali per la distrofia muscolare, è un momento di grande speranza perché ci sono tante nuove terapie che stanno entrando in clinica, non ho tempo di descriverle, alcune sono già in uno studio clinico di fase 3, cioè uno studio che implica centinaia di pazienti ed è multicentrico, ma il problema è che per motivi di sicurezza si comincia sempre quando il paziente ha già una certa età e i suoi muscoli sono compromessi. Infatti adesso c'è nel campo l'idea di correre il rischio ulteriore di iniziare la terapia quando i pazienti sono veramente molto, molto piccoli e i muscoli sono ancora in condizioni abbastanza conservate. Noi abbiamo utilizzato per i nostri studi non le cellule satelliti di cui vi ho parlato prima, ma queste cellule con cui non vi annoio, si chiamano mesangioblasti, ma non è importante. Sono delle cellule che derivano dalla parete dei vasi, e se derivano dalla parete dei vasi dei muscoli sono capaci di formare la parete muscolare liscia del vaso, ma anche cellule muscolari scheletriche come quelle che vedete rappresentate in coltura da quelle strisce rosse, ognuna delle quali è una piccola fibra muscolare. Il vantaggio di questa strategia rispetto all'iniezione nei muscoli è che queste cellule possono essere isolate dai pazienti, espanse in coltura, possono essere geneticamente corrette, e sentirete da Naldini come questo è possibile, ma di nuovo nel caso della distrofia c'è un problema ulteriore, perché essendo il gene molto grande il suo prodotto non entra nei classici vettori virali che si usano per la terapia genica,
E questo ci ha indotto a usare le cellule di un donatore che fosse immunologicamente identico, come per un trapianto di midollo, era un fratellino sano fondamentalmente. E il vantaggio di questa strategia è che noi possiamo iniettare le cellule nelle arterie dei pazienti e quindi le distribuiamo in modo uniforme, omogeneo a tutti i muscoli che sono irrorati da quell'arteria. Pensate che cosa sarebbe invece dover fare migliaia di iniezioni ogni 2-3 mm di superficie per tutti i muscoli del corpo. È veramente tecnicamente impossibile, mentre in questo modo noi siamo riusciti in modelli animali, sia topi che cani vanno incontro alla distrofia muscolare, a distribuire queste cellule e ottenere dei risultati incoraggianti, perché se c'è ancora rigenerazione in corso, cioè se arriviamo nelle prime fasi della malattia, queste cellule sono in grado di fondersi con le fibre muscolari che si stanno formando e contribuire quindi a produrre una fibra, se non proprio sana, meno malata di quella che va a sostituire. Abbiamo provato questo nei topi e nei cani, dopodiché abbiamo raccolto una quantità di fondi non indifferente, abbiamo, come si fa in quasi tutti gli studi clinici, chiesto l'aiuto di un advisory board internazionale, cioè di un gruppo di esperti internazionali che ci ha consigliato durante lo studio. Abbiamo isolato e espanso le cellule come se fossero una medicina, in una officina medicinale che si chiama Molmed ed è al San Raffaele. Io non vi ho detto che sono a Manchester, ma tutto questo studio di cui vi parlo è stato fatto e continua al San Raffaele di Milano. Sono stati fatti degli studi di tossicità, esattamente come si fa per i farmaci. Abbiamo sottoposto il protocollo agli enti regolatori e abbiamo avuto anche un problema in più, nel senso che se voi avete, diciamo, una malattia del sangue, un'anemia, è facile vedere se il vostro trattamento funziona o meno, perché misurate il livello di emoglobina e sapete se. Ma nel caso delle distrofie muscolari o di tante malattie neuromuscolari che fino a 10 anni fa erano considerate incurabili, non esistevano delle misure per poter valutare in modo oggettivo se il trattamento ha un effetto positivo o anche negativo. E per questo 5-6 anni fa in Europa e negli Stati Uniti sono state create delle associazioni, quella europea si chiama TreatNMD, vuol dire tratta le malattie neuromuscolari, che ha stabilito dei parametri. Una cosa più semplice è il cosiddetto 6 minutes walk test. Praticamente al bambino viene chiesto di camminare in una palestra per 6 minuti e il numero di metri che riesce a fare è un indice piuttosto fedele della sua capacità di camminare. Oppure gli viene chiesto di correre per 10 metri. Insomma, sono una serie di misure che noi abbiamo dovuto mettere a punto perché quando abbiamo iniziato questi standard non erano ancora disponibili. Quindi abbiamo trattato 5 pazienti, questi studi che vi racconto sono ancora in corso, non sono pubblicati. Non potevamo avere un gruppo di controllo perché questi pazienti hanno avuto una dose blanda di immunosoppressione, come si ha per il trapianto di midollo, che non ha avuto nessun effetto negativo per i pazienti, ma ovviamente non abbiamo considerato etico trattare dei pazienti di controllo con l'immunosoppressione solo per servire per controllo. Quindi per 1 anno e mezzo abbiamo seguito questi pazienti nel tempo, monitorando la loro forza muscolare, vedendo come si modificava, nella speranza che l'infusione di cellule potesse revertire o perlomeno stabilizzare il quadro clinico. Abbiamo infuso queste cellule 4 volte a intervalli di 2 mesi e soltanto negli arti inferiori, principalmente per motivi di sicurezza. Questo era uno studio di fase 1 che, come sapete, è destinato a valutare la sicurezza. Naturalmente avevamo la speranza di vedere che tipo di effetto sulla, quindi l'attesa principale, l'outcome principale era la sicurezza, ma anche l'efficacia di queste cellule nel modificare la forza contrattile. Abbiamo fatto, ho detto, questo studio preliminare su 28 bambini, solo 5 dei quali erano eleggibili per il trapianto, ma le famiglie degli altri 22 hanno voluto comunque partecipare allo studio come parte di questa avventura. E ogni puntino nero che vedete è un singolo
singolo paziente con l'età a cui ha iniziato lo studio e la scala detta North Star è una scala più alta, più alto il punteggio, migliore la vostra funzione muscolare. E che questo che questo grafico vi fa vedere chiaramente è che intorno agli 8-9 anni le cose cominciano a peggiorare seriamente. Vedete anche come sono diversi i punti tra di loro, che vi dice quanto la malattia progredisce in modo diverso da paziente a paziente, così che ci sono pazienti che a 14 anni camminano ancora, anche se è molto raro, e pazienti che a 7 anni già non sono più in grado di farlo. In più abbiamo seguito con risonanza magnetica la progressione della malattia ogni 6 mesi in tutti questi pazienti e praticamente questo è lo schema del trial clinico. Lo studio osservazionale è andato dal 2009 al 2011. Nel 2011 abbiamo iniziato il trattamento dei primi 3 pazienti, che si è completato all'inizio del 2012. Gli ultimi 2 pazienti sono stati trattati quest'anno e vi vi dico in 2 parole i risultati. I 5 pazienti stanno bene, sono a casa e conducono la loro vita quotidiana. Non ci sono stati eventi avversi gravi, quindi dal punto di vista della sicurezza lo studio è andato bene. Un po' per la necessità di fare questo studio preliminare, un po' per motivi di sicurezza, i pazienti erano già grandi, erano tra i 9 e i 13 anni e 2 di questi, quando abbiamo iniziato lo studio, già non erano più in grado di camminare in modo autonomo. I pazienti 2 numero 5, che guarda caso erano i più giovani, hanno mostrato dei segni di stabilizzazione. I neurologi vedevano che i loro muscoli erano meno rigidi, non cadevano. Le misure funzionali, che non vi faccio vedere, che andavano a peggiorare, si sono stabilizzate. Per uno dei 2 pazienti questo è durato circa 16 mesi, poi il paziente è andato in pubertà, è cresciuto di peso e di massa muscolare, le nostre cellule, come vi dicevo, sono delle dilettanti, a noi le avevamo già espanse a lungo in coltura per arrivare ai 2 miliardi di cellule che abbiamo infuso, che sono veramente tante, ma niente rispetto al numero di cellule che voi avete nelle vostre gambe, questo bambino ha ripreso a zoppicare dopo qualche mese sulla sedia a rotelle. L'ultimo bambino trattato più recentemente sta ancora bene, le sue prove funzionali sono stabili, ma ovviamente non sappiamo quanto a lungo lo saranno. In tutti i pazienti abbiamo trovato le cellule del donatore e in 3 pazienti abbiamo trovato la proteina prodotta del gene che deve venire dai donatori. Quindi il trial è stato sicuro ma non ancora efficace. L'efficacia c'è stata apparsa transiente, minore che nei modelli animali per vari motivi. Primo, perché abbiamo iniziato tardi. E il secondo è che, una cosa stupida a cui non avevo pensato, i topi e i cani camminano su 4 zampe, noi invece su 2. Non è che uno deve aver studiato 40 anni per arrivare a questa conclusione, però una cosa a cui non abbiamo pensato, e questo diciamo un po' il nostro disdoro, è che per camminare non bastano le gambe, voi avete bisogno anche dei muscoli del cingolo pelvico e della schiena, che noi non abbiamo raggiunto. Quindi saremmo potuti arrivare al paradosso di un bambino che non riesce più a camminare, ma mantiene una forza notevole nelle gambe. E quindi adesso un problema che abbiamo di fronte è come raggiungere questi muscoli, perché dal punto di vista clinico e anatomico questo pone dei problemi di sicurezza che abbiamo di fronte. Quindi l'advisory board ci ha consigliato di iniziare con pazienti più giovani. Un'alternativa sarebbe invece infondere solo gli arti superiori di pazienti che già non camminano più, perché mantenere la motilità delle mani e delle dita migliorerebbe in modo enorme la qualità della vita di questi pazienti, o trattare distrofie meno gravi. Una cosa che comunque dovremmo fare è cercare di passare dalla terapia cellulare semplice alla terapia cellulare con cellule geneticamente modificate,
perché non vi dimenticate che una fibra muscolare è composta da tanti nuclei diversi, al massimo noi ne mettiamo uno sano che deve lavorare per 9 o 19 o 29 nuclei che la distrofina non la possono fare. Quindi dobbiamo inventarci qualche trucco genetico, ce ne abbiamo già qualcuno in mente, per avere una overdose, aumentare quella quantità di prodotto genico che probabilmente da sola non basta. Io non menziono tutte le persone che hanno partecipato a questo studio perché sono più di 70, voglio solo nominare Fabio Ciceri che è l'ematologo che ha seguito tutti anche i bambini con le immunodeficienze congenite di cui vi parlerà Naldini tra poco, Ivan Torrente e Stefano Previtali che sono stati i neurologi che hanno seguito questi bambini e Massimo Venturini, che è il radiologo che ha iniettato le cellule, e Lillo Politi, che ha fatto la risonanza magnetica. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. C'è una domanda? Qualcuno vuole fare una domanda particolare su questa relazione? Perché questo il punto che a cui questo punto penso molti si siano posti la domanda è di come rendere appunto permanente questi miglioramenti, e mi sembra di capire che il passaggio sia proprio il salto da fare è quello di far intervenire una modificazione genetica all'interno delle cellule per rendere permanente questa correzione di questo gene difettoso. E cominciare prima, e credo che quando parlerete delle malattie neurodegenerative il discorso sarà piuttosto simile. Certo, e credo che Luigi Naldini con la sua prossima relazione ci possa un po' introdurre in questa prospettiva importante della terapia genica che si avvale poi anche delle cellule staminali e come anche... Molto affascinante il modo in cui anche questi geni corretti riescono ad essere in qualche modo trasferiti, portati nelle sedi appropriate. Quindi darei la parola subito a Luigi Naldini. Grazie soprattutto per l'invito a questo interessante dibattito. Io vi parlerò, come annunciato, appunto di terapia genica che combina la manipolazione delle cellule staminali con la manipolazione dei geni per rimpiazzare un difetto genetico. In particolare la malattia genetica, rara o meno, è la migliore palestra di prova della terapia genica, perché sappiamo esattamente quale gene è difettoso e se riusciamo a manipolarlo e reinserirlo in modo funzionale possiamo correggere il difetto in quelle cellule. In realtà la terapia genica può fare di più, perché se riusciamo a fare queste manipolazioni potremo anche pensare poi di inserire nelle cellule dei geni nuovi che non ci sono normalmente e istruire le cellule a fare qualcosa di nuovo, per esempio combattere un'infezione o un tumore. Quindi nella prospettiva di sviluppo sono tante le ambizioni che abbiamo. Ma quella che oggi discutiamo e dove la terapia genica sta oggi provando più il suo potenziale è proprio nella correzione di un difetto genetico. Introdurre i geni è relativamente semplice manipolarli, la biologia molecolare che si fa in laboratorio, che qualunque studente impara nei primi anni di una esperienza come nella biologia, è oggi alla portata di tutti. Una volta manipolati però i geni bisogna introdurli nelle cellule, questo è più difficile, le nostre cellule non sono molto disposte a accettare geni che vengono dall'esterno. Uno dei modi per farlo è sfruttare un virus, che è un organismo, un piccolo organismo, che non è altro che un sistema che trasferisce i propri geni nelle cellule, convincendole a utilizzarli per fare altri virus e quindi stabilisce un'infezione. In terapia genica si ingegnerizzano i virus facendo in modo che introducano nelle cellule non i loro geni virali e quindi creino malattia, ma introducono i geni terapeutici che noi abbiamo prima manipolato. Il virus però è un veicolo d'eccezione che funziona in questo processo. Quali virus? Se ne possono usare vari, a seconda dello scopo. Nelle malattie di cui noi parliamo abbiamo bisogno che il gene sia inserito in modo stabile nella cellula staminale. La cellula staminale, come avete sentito nelle relazioni precedenti, si moltiplica e genera progenie.
Quindi non è sufficiente che ci sia una copia del gene terapeutico, questo gene terapeutico deve essere anche lui moltiplicato e passato alle cellule figlie. L'unico modo per fare questo oggi è che il gene venga inserito tra gli altri geni della cellula, diventi non distinguibile per la cellula dai propri geni. Alcuni virus, solo alcuni, fanno questo, si chiamano retrovirus. Uno di questi in particolare è HIV, purtroppo tristemente noto perché causa di AIDS. Ma in questo caso HIV è diventato un alleato, paradossalmente, del nostro sforzo, proprio perché è un virus molto efficiente nell'entrare nelle cellule umane, ma che può inserire poi dei geni terapeutici. Noi abbiamo lavorato quasi 20 anni ormai per ingegnerizzare HIV in modo sicuro, per poterlo utilizzare anche in clinica, e per usarlo come veicolo terapeutico. E l'abbiamo applicato, soprattutto nello studio che oggi vi illustro, alle cellule staminali del sangue. Queste sono le cellule meglio note tra le staminali, quelle che per prime ci hanno aperto, ci hanno fatto comprendere la biologia delle staminali, tant'è che sono anche quelle meglio utilizzate in clinica. È stato accennato da Giulio Cossu prima il trapianto di midollo emopoietico, è una procedura che si usa correntemente in clinica e che cura molte malattie, sia genetiche e anche le malattie neoplastiche del sangue in alcuni casi. Quindi l'esperienza clinica di uso e di trapianto delle cellule staminali è quella che ha permesso a noi di arrivare più facilmente a un uso poi della terapia genica, come adesso vi illustro. Come diceva Giulio Cossu, in altri campi la scoperta delle cellule staminali, come quelle neurali, come quelle del muscolo, è molto più recente, la loro biologia e soprattutto il loro uso clinico è solo all'inizio, quindi non stupisce che siamo all'inizio di questa strada. La terapia genica, diversamente dal trapianto, può usare le cellule del paziente. Questo è un vantaggio perché le cellule sono identiche e compatibili, non c'è problema di donatore. Cioè, è uno svantaggio perché le cellule sono deficitarie, ovviamente non funzionerebbero. Dobbiamo correggerle. Si raccolgono dal midollo del paziente, nel nostro caso è un bambino, ma poi su questo arriveremo, e usando il vettore virale che abbiamo prima preparato viene introdotto il gene terapeutico che va a inserirsi nel cromosomi, nel DNA di queste cellule. Poi le cellule si possono rinfondere come si farebbe in un trapianto, preparando il paziente, qui in genere si usano dei farmaci per fare spazio alle cellule che infondiamo, e siccome queste cellule sono staminali, quello che fanno è che danno origine a una progenie, non stanno ferme nei tessuti, si moltiplicano. Sono cellule staminali del sangue che danno origine a cellule dell'immunità, tutti i globuli bianchi, ma anche globuli rossi, ma anche piastrine, possono quindi ripopolare il sangue. Se c'era un difetto genetico per cui le cellule, per dire i globuli bianchi, non funzionavano prima e abbiamo con successo introdotto un gene funzionante, possiamo ripopolare un organismo con delle cellule funzionali. In questo modo si può pensare di trattare malattie dell'immunità, del sistema immunitario, o anche malattie del sangue, e varie sperimentazioni sono in corso, accennerò a una. Ma in realtà le cellule del sangue, alcune stanno all'interno dei vasi, i globuli rossi, le piastrine funzionano dentro i vasi, ma i globuli bianchi in realtà il loro mestiere lo fanno fuori, uscendo dai vasi, raggiungendo i tessuti dove ci difendono dalle infezioni e dove smaltiscono il materiale che si accumula per il normale uso e consumo che avviene nei tessuti. E anche qui ci sono malattie in cui questi globuli bianchi non funzionano, per esempio non smaltiscono in modo adeguato il materiale che si accumula nei tessuti. La terapia genica con le cellule staminali del sangue potrebbe funzionare anche in questo caso. Le cellule che dovremmo andare a riparare sono quelle che passano nel sangue, è vero, per distribuirsi nei tessuti, ma poi vanno a funzionare in periferia. Ed è di queste malattie d'accumulo di cui adesso vi parlo rapidamente. Noi abbiamo due sperimentazioni cliniche della terapia genica con cellule staminali usando i vettori che vi ho indicato all'Istituto del San Raffaele, Teleton, qui a Milano. Una è una immunodeficienza, quindi una malattia proprio in cui il deficit primario è nelle cellule dell'immunità, nei globuli bianchi, ma è anche nelle piastrine, perché in realtà il difetto genetico compromette le cellule staminali proprio e tutta la loro progenie.
Si chiama sindrome di Wiskott-Aldrich. Sostanzialmente i bambini affetti da questa malattia non possono difendersi dalle infezioni, sono anche soggetti a sanguinamenti improvvisi e spontanei. È una malattia molto grave, poco compatibile con la sopravvivenza. In questo caso, se il bambino ha un donatore compatibile, può essere trattato. Quindi le cellule del donatore possono correggere il difetto. Però non sempre ci sono, anzi sono pochi che hanno un donatore perfettamente compatibile. Se il donatore non è perfettamente compatibile, il trapianto ha dei grossi rischi. Quindi c'è bisogno, in questo caso, come in molte altre malattie, diciamo, del sangue e del sistema immunitario, di migliori approcci terapeutici. L'altra malattia invece che stiamo trattando in una sperimentazione in corso è una malattia da accumulo, come vi dicevo, soprattutto che colpisce il sistema nervoso, cervello e nervi. Quello che si va a accumulare è un prodotto di sbaltimento della mielina. La mielina è la guaina che avvolge i nervi e permette il traffico degli impulsi nervosi. Anche questa deve essere ricambiata. Se manca un enzima che serve a questo ricambio, si ha un progressivo degenerazione del sistema nervoso, sia delle cellule della mielina, ma anche delle cellule nervose. È una malattia quindi neurodegenerativa. Anche questa colpisce l'infanzia, anche questa è drammatica. Purtroppo in questo caso il trapianto non funziona da donatore, tant'è che non è quasi più neanche tentato, e i bambini sono oggi purtroppo destinati a morire nella seconda infanzia, dopo essere diventati purtroppo allettati e incapaci di qualunque movimento e esperienza. Su entrambe queste malattie è quindi possibile pensare di sostituire le cellule staminali del paziente con le stesse cellule modificate correttamente e provare a ripopolare in un caso il sangue, i globuli bianchi e le piastrine, nell'altro soprattutto quelle cellule che vanno invece a migrare nei tessuti. Su questo mi soffermo un po' di più perché questa forse è la malattia su cui abbiamo imparato di più, poi alla fine vi darò un breve riassunto anche di quello che succede nella sindrome di Wiskott. Qui, come vedete, è uno schemina dove vi faccio vedere la presenza di, nel sistema nervoso, qui sono tanti tipi cellulari, e alcuni di questi tipi cellulari, in particolare questo, possono essere riforniti da cellule del sangue. Questi sono i globuli bianchi che escono dai vasi sanguigni e vanno a svolgere il loro mestiere di smaltire il materiale nel cervello. Nella leucodistrofia, come in altre malattie di accumulo, queste cellule hanno un difetto genetico, non riescono a fare questo mestiere. Se noi però infondiamo nel sangue, attraverso le cellule staminali, delle cellule modificate, funzionali, possiamo immaginare che alcune di queste attraversino sempre la barriera dei vasi, raggiungono il sistema nervoso e qui possano operare lo smaltimento del materiale accumulato. Una delle cose più interessanti però in questa terapia e che una cellula modificata geneticamente, che esprime, come qui vedete a destra, l'enzima funzionante, non è soltanto una cellula capace di per sé di smaltire gli accumuli, cioè questo enzima andrà a arricchire il suo corredo proteico, ma lo rilascia in parte all'esterno. E questo enzima rilasciato all'esterno può essere catturato da altre cellule presenti nell'intorno, che a loro volta la utilizzano per il proprio metabolismo. Quindi questo processo si chiama, noi diciamo, di cross-correzione. Una cellula funzionante rende funzionanti anche le cellule che ha intorno. Questo processo, che è stato descritto e scoperto da Liz Neufeld più di 25 anni fa, è alla base di una terapia che oggi funziona in molte malattie d'accumulo. Alcuni di voi avranno sentito la malattia di Pompe, l'olio, anche in alcuni film come l'olio di Lorenzo, sono state discusse approcci in cui si può produrre oggi in laboratorio l'enzima che manca in queste malattie d'accumulo, somministrarlo nel sangue dei pazienti, questo enzima viene captato dalle cellule nei vari tessuti e può correggere transitoriamente il difetto. Ovviamente la terapia va somministrata in continuazione. Se però il difetto colpisce il cervello o i nervi, come vi dicevo, l'enzima somministrato nel sangue non ci arriva. Quindi non è possibile purtroppo operare la terapia in questo caso. La nostra idea è che l'enzima, in questo caso, nel cervello lo portano le cellule che nascono dalle staminali che abbiamo impiantato, raggiungono il cervello, loro sanno entrare e poi qui le cellule possono rilasciare l'enzima anche a correggere il tessuto circostante. Noi questo
ipotesi, l'abbiamo sviluppata e poi testata nei topi. Qui non c'è la referenza, questo è un lavoro uscito nel 2004, e lo sottolineo perché, di nuovo, 10 anni fa abbiamo fatto le prime prove nel modello di malattia, e sottolineo anche che questi sono dei topolini che noi abbiamo usato per testare la malattia, perché purtroppo è un passaggio inevitabile l'utilizzo in questo caso di un modello animale. Questi processi che sto cercando di illustrarvi, capite, sono così complessi che potete immaginare che non si possono simulare a tavolino o in una provetta, e quindi abbiamo dovuto necessariamente usare un modello animale per sperimentare la terapia, e abbiamo potuto provare che in effetti, infondendo nei topolini le loro cellule staminali del sangue modificate per la terapia genica, con terapia genica, noi correggevamo il difetto e prevenivamo completamente lo sviluppo della malattia. Se invece usavamo delle cellule da donatore, la malattia si sviluppava lo stesso nel topo. Quindi la terapia genica funzionava meglio del trapianto da donatore. Perché? Perché facendo terapia genica noi potevamo rendere le cellule modificate ancora più potenti di quelle normali, cioè l'enzima che queste cellule producevano veniva prodotto in quantità superiore al normale. Siccome queste cellule diventano un sistema di rilascio, più enzima rilasciavano, meglio funzionavano nel modello animale. Questo tra l'altro ci ha incoraggiato più di tutto a provare la terapia in clinica, perché avevamo una situazione in cui la terapia convenzionale, cioè il trapianto da donatore, non funzionava, mentre la nostra terapia genica si mostrava potenzialmente efficace. Siamo quindi riusciti, con un processo ovviamente sviluppando tutti i test e le qualità per poter arrivare all'uomo, e ovviamente gli anni anche qui passano purtroppo in una sola slide, quello che è il lavoro di moltissimi anni e i costi notevoli che ci ha supportato soprattutto la Fondazione Telethon in questo caso, a provare la terapia nell'uomo, in bambini affetti da leucodistrofia metacromatica. Bambini all'inizio della malattia, su questo poi tornerò tra un momento. Non voglio farvi vedere i dettagli di questi grafici, che sono in realtà la misurazione, quelli che vedete sotto sono il tempo, i mesi dalla terapia, siamo a più di 3 anni nei primi pazienti trattati, oggi sono già 11 pazienti trattati, questi sono i primi 3, ma quello che vedete sostanzialmente è che questi grafici sono sostanzialmente, mostrano un andamento piatto. E il numero che vedete, guardiamo solo quest'ultimo in basso a destra, è 80%. Questo vuol dire che le cellule presenti nel sangue di questi pazienti sono per l'80% modificate, cioè hanno al loro interno il gene terapeutico. Lo sono risultati molto presto dopo la terapia e da allora rimangono come tali. Cioè di fatto noi siamo riusciti a ingegnerizzare il sangue di questi pazienti a contenere quasi interamente cellule modificate. Siamo stati molto efficaci nella terapia e nella sostituzione delle cellule preesistenti. Questo non si era mai visto prima, in qualche modo questo è veramente il risultato di aver usato un sistema vettore, cioè un virus così potente come l'HIV che vi dicevo prima. Ma cosa è successo riguardo all'enzima? Queste cellule presenti nel sangue, che inizialmente nel paziente non avevano alcuna attività enzimatica perché erano difettose, oggi producono l'enzima a un livello sopra normale, 3, 4, 5 volte più del normale. Questa era la nostra speranza, perché la nostra idea di terapia era se queste cellule, producendo più enzima, effettivamente raggiungono il cervello, potrebbero diventare una sorgente efficace in quella sede. Noi non sappiamo se queste cellule sono andate nel cervello direttamente, per fortuna non abbiamo avuto occasione di andare a guardare il tessuto cerebrale. Abbiamo però potuto raccogliere un po' di liquido cerebrale, che è relativamente semplice, da questi pazienti, e quello che vedete qui sotto è che se l'enzima, che si chiama ARSA, che vedete in questa immagine qui, che è presente normalmente nel liquor cerebrale di un individuo sano, totalmente assente nei nostri pazienti prima della terapia, a distanza di un anno e poi anche di 2, adesso anche di 3, è presente a livello normale nei pazienti trattati con terapia genica. Quindi l'enzima ci arriva, probabilmente perché le cellule ce l'hanno portato col meccanismo che vi ho detto prima. Ha avuto questo un impatto sulla malattia? Questa è la storia naturale della malattia che noi abbiamo studiato in quei 10 anni in cui ci preparavamo alla prova clinica. Abbiamo seguito pazienti affetti dalla malattia per avere una comprensione il più
precisa possibile di quale fosse il suo decorso. E come vedete, purtroppo, il decorso è tragico. Questo che qui vedete è un sistema in cui si valuta la motricità, la capacità motoria dei bambini che rispetto alla nascita acquisiscono nel tempo, e il loro score dovrebbe arrivare poi a 100, il massimo, quando raggiungono i 4-5 anni di vita. Purtroppo i bimbi affetti da questa leucodistrofia infantile non riescono mai a raggiungere i livelli normali. Spesso quando arrivano all'osservazione del medico sono già gravemente compromessi, non sono più neanche, magari non sono mai stati capaci o per poco tempo di stare in piedi. Noi abbiamo trattato non dei bambini che fossero a questo punto così gravemente compromessi, anche se la terapia genica, come vedrete, qui ha avuto un effetto drammatico, non possiamo neanche immaginare di restituire a un cervello che è degenerato oggi la sua funzione. Il nostro obiettivo era di trattare dei bambini all'inizio, come diceva il professor Cosso prima, all'inizio della malattia, quando i sintomi erano ancora iniziali o quasi assenti, e prevenirne lo sviluppo. Come abbiamo potuto procedere? Abbiamo potuto procedere perché purtroppo ci sono molte famiglie in cui c'è più di un malato. Quando alla nostra osservazione erano giunti alcune di famiglie che avevano un bambino malato e già gravemente compromesso, era già nato nella famiglia un fratellino, una sorellina con la stessa mutazione, che era quindi destinato a sviluppare la malattia e che tra l'altro aveva già forse qualche sintomo iniziale. Quelli sono stati i pazienti che noi abbiamo potuto trattare tempestivamente con la terapia genica. Quindi quello che vedete in questo grafico sono i primi 3 pazienti che abbiamo trattato, quindi li abbiamo trattati quando loro in questa curva, diciamo, motoria erano ancora in una posizione di accrescimento, perché la malattia non era ancora diventata così evidente. I loro fratellini purtroppo stavano qua sotto e li abbiamo persi tutti nei successivi 2 o 3 anni, non sono sopravvissuti, ma ci hanno permesso in realtà di identificare i loro fratelli più piccoli che hanno fatto la terapia genica a quello stadio della malattia e che poi a distanza di tempo, mentre li abbiamo continuati a seguire, abbiamo visto con nostro stupore ed entusiasmo che di fatto continuavano a acquisire capacità motorie come i bambini normali, e di fatto oggi a distanza di 3 anni tutti e 3 questi bimbi sono bimbi praticamente normali. Non hanno sviluppato i segni della malattia a fronte del fatto che nessun bambino affetto da questa malattia a quest'età, quindi oggi ormai a 4 anni alcuni quasi, ha questo livello di salute. E di fatto abbiamo potuto dimostrare che oggi questi bimbi hanno un quoziente intellettivo normale, mentre i loro fratellini o i bambini affetti dalla malattia non sono misurabili, perché non sono neanche in grado purtroppo più di parlare e quindi di rispondere a un test. Seguendoli radiologicamente abbiamo dimostrato l'assenza di lesioni nel cervello, che quindi non sono comparse, non sono evolute. E questo per farvi vedere solo uno dei bimbi, tanto per convincervi del fatto che effettivamente oggi questi bimbi sono di fatto come bimbi normali che stanno andando a scuola e stanno per ora vivendo una vita assolutamente normale. Ne abbiamo trattati, vi dicevo, altri fino a 11. Il risultato sembra paragonabile anche negli altri, il tempo però è troppo poco per dare oggi una conclusione anche su questi altri. Vediamo in tutti però l'ingegnerizzazione dell'emopoiesi, la presenza di enzima nel sistema nervoso e la mancata progressione della malattia, che quindi o non si manifesta o non continua nel caso ci fossero stati dei sintomi iniziali. Vi dicevo prima della sindrome di Wiskott-Aldrich, vi ricordate la malattia, l'immunodeficienza, il difetto delle piastrine. Anche in questo caso il risultato ha avuto successo, la terapia ha sostituito le cellule del sangue di questi pazienti portando a una... in questo caso i sintomi erano ben presenti prima del trattamento e alla correzione dei sintomi. I bimbi oggi possono andare anche loro all'asilo, qualcuno anche a scuola perché uno è più grande, gli altri sono piccoli anche loro, e sostanzialmente vivere una vita praticamente normale. In questo caso la terapia genica ha avuto praticamente la stessa efficacia della terapia, diciamo, di un trapianto da donatore che sia però che abbia avuto successo. Quindi, se vogliamo guardare un po' avanti, cosa stiamo imparando da queste sperimentazioni? Che sono sperimentazioni, perché queste sono le prime volte che trattiamo dei pazienti, siamo obbligati a seguirli nel tempo, non possiamo ancora esagerare nelle conclusioni, è necessaria un'osservazione prolungata e ripetuta su altri pazienti. Beh, innanzitutto,
che probabilmente possiamo pensare, la terapia genica potrebbe di fatto diventare una nuova terapia. In quelle malattie, per esempio, in cui il trapianto di cellule staminali da donatore è efficace. Perché usare la terapia genica, come nel caso della sindrome di Wiskott-Aldrich? Perché innanzitutto questo sarebbe disponibile a tutti i pazienti, mentre invece alcuni non hanno un donatore compatibile e corrono dei grossi rischi a fare un trapianto. E poi il trapianto può essere meno invasivo, perché non ci sono i rischi legati a un trapianto da donatore e all'uso anche di farmaci pesanti per la preparazione. Ma il caso della leucodistrofia ci insegna qualcosa di molto di più. La terapia genica può funzionare apparentemente anche quando il trapianto non funziona. L'ingegneria genetica può portare a far funzionare meglio le cellule piuttosto che quelle di cellule sane, per esempio aumentando la dose di enzima. Lo diceva Giulio Cossu prima, far funzionare meglio le cellule che per esempio raggiungono il muscolo, nel nostro caso che raggiungono il sistema nervoso. Più enzima vuol dire correzione della malattia e poi distribuirlo nell'enzima. Quindi in qualche modo credo che questo studio per noi sta un po' aprendo la strada a ripetere queste esperienze su altre malattie genetiche. Oggi ci sono famiglie di malattie che probabilmente hanno molte similitudini che potrebbero beneficiare di questi approcci. Purtroppo non è studiare un'altra malattia, non è come cambiare la pillola e darla a un altro paziente. Si tratta di ridisegnare il vettore, riprovare e rifare lo studio, quindi sono anni passare da una malattia all'altra, ma non per questo certo ci fermiamo. E per finire, a cosa stiamo lavorando in laboratorio? Stiamo lavorando a migliorare ulteriormente la precisione di questi approcci perché vanno a modificare il genoma delle cellule. I virus che oggi stiamo usando inseriscono questi geni terapeutici un po' a caso nel genoma. Questo a volte ha dei rischi perché non sempre vanno a finire in un posto giusto o sicuro. E oltretutto il controllo che abbiamo su questi geni è modesto. Quello che vorremmo veramente fare e imparare a fare è in realtà a dirigere questi geni terapeutici dove vogliamo noi nel genoma, addirittura correggere piuttosto che modificare e rimpiazzare i geni. Stiamo sviluppando in laboratorio una procedura che noi chiamiamo la chirurgia del DNA, che in realtà usa delle proteine artificiali che introduciamo sempre nelle cellule con un sistema di trasferimento genico, che vanno a tagliare il DNA dove noi vogliamo, nel punto in cui per esempio c'è una mutazione. Tagliando il DNA in un punto così affetto si può, da una parte, quando il DNA si ripara, se si ripara da solo, si può distruggere un gene che per esempio funzionava male in quel punto lì. Ma ancora più interessante è l'ipotesi che quando il DNA viene tagliato, le cellule cercano di riparare questo danno e vanno a cercare una copia della stessa sequenza di DNA integra da copiare al posto dove è stato tagliato. Se dove noi tagliamo c'era una mutazione, è possibile fornire alle cellule una copia invece corretta e quindi le cellule andranno a copiare e a ripristinare la funzione. Con questo processo noi di fatto correggiamo le mutazioni, non dobbiamo inserire un altro gene, ma andiamo a riscrivere, se volete, il DNA. Quindi questo per noi è un pochino l'orizzonte a cui stiamo lavorando in laboratorio, riuscire un domani a non soltanto inserire un gene in modo impreciso, ma andare a inserire un gene in un punto sicuro del genoma, riparando la funzione ma anche ripristinando il suo controllo e correggere, o meglio riscrivere, i geni. Questo oggi è un'attività che stiamo facendo in laboratorio, speriamo di vederla arrivare anche questa in clinica nei prossimi anni, magari qualcuno dei giovani che è qua ci darà una mano a farlo. Io ringrazio ancora su questo tutte le persone, tantissime, che hanno lavorato su questi trial, ovviamente come avete visto è un percorso di molti anni, soprattutto i due clinici che hanno seguito i pazienti, iniziando lo studio nei laboratori, Alessandra Biffi e Alessandro Aiuti, che vedete qui in questa foto, abbiamo avuto l'onore di essere ricevuti dal Presidente dopo aver annunciato questi risultati lo scorso luglio. Alessandra Biffi è una ricercatrice che ha lavorato nel mio laboratorio a sviluppare il modello, a trattare i topi affetti dalla leucodistrofia metacromatica, e poi è diventata pediatra e ha avuto la fortuna di essere il medico che ha provato la terapia sugli stessi pazienti. E queste sono le persone che oggi stanno lavorando nel laboratorio all'ipotesi di
correggere il DNA di cui vi dicevo, e questi sono tutti i ragazzi e le ragazze. Grazie della vostra attenzione. Grazie veramente per questa relazione che ci ha mostrato questi risultati straordinari, che ci fanno sperare che, insomma, la terapia genica per molti anni ci ha lasciato in stand-by, perché ovviamente una cosa così innovativa comportava numerosi problemi, tra cui anche all'inizio della terapia, agli albori della terapia genica, degli effetti collaterali in alcuni casi sono stati anche gravi nei pazienti, e alla fine ha dato, finalmente sta dando dei risultati in queste prime malattie. Io direi quindi, se ci sono prima di tutto domande, dopodiché prego Roberta Villa, di peraltro anche Scienze in Rete. Buonasera, non so se la domanda è per il professor Naldino o il professor Cossu, ma ho notato questo diverso approccio, cioè come il professor Cossu ha fatto notare, loro non hanno ritenuto di trattare i pazienti in fase precoce, mentre nello studio sulla leucodistrofia metacromatica, al contrario, c'è stata una selezione proprio dei pazienti ancora sintomatici o ai primi sintomi. Che ovviamente è prevedibile che possa dare risultati migliori. Volevo capire come mai voi non avete potuto farlo, perché questo poi ha avuto anche... Vabbè, grazie. Posso rispondere io perché sono vicino. Un paziente affetto da distrofia muscolare ha una prospettiva di vita oggi di 30-35 anni. Un paziente affetto da leucodistrofia metacromatica di 2-3-4 anni al massimo. Quindi è un rapporto rischi-benefici. Noi non avremmo potuto rischiare di fare danno a un bambino piccolo prevenendo la cura che magari potrebbe arrivare domani da un'altra strategia. Quindi credo questo sia il motivo. Io non so se Igi vuoi aggiungere qualcosa, ma... No, direi che nel nostro caso poi evidentemente la malattia conclamata... La nostra terapia, non c'era nessuna indicazione che potesse intervenire su un danno grave neurale per ripristinare il tessuto. E quindi abbiamo lavorato a lungo incontrando gli enti regolatori anche europei per valutare se era possibile pensare invece di trattare appunto un bimbo all'inizio della sua malattia e con una potenziale anche dose, diciamo, potenzialmente efficace. Un po' l'indicazione era proprio stata che anche eticamente poteva essere più corretto disegnare il trial in questo modo, proprio perché il bambino non diventasse uno strumento, diciamo, di un'indagine terapeutica, ma avesse una potenziale prospettiva di beneficio. Quindi il consenso informato che il genitore dava era valido in quella condizione. Quindi è stato anche costruito questo processo arrivando appunto all'idea di trattare un bimbo in fase iniziale con una dose potenzialmente efficace. Giustamente Naldini ha fatto anche notare come la sperimentazione su modelli animali sia ancora molto importante per molte malattie e non solo per queste, e questo ci riporta anche all'attualità. Ci sono altre domande? Prego. Innanzitutto volevo ringraziare tutti i relatori per la straordinaria chiarezza e per gli elementi che ci hanno apportato. E sono un po' stupito da una cosa. Sentendo di queste conferenze, mia moglie ed io siamo venuti con una mezz'ora di anticipo convinti di fare a botte per riuscire ad entrare. Sono un po' stupito di vedere la sala invece abbastanza non piena e soprattutto, diciamo, del fatto che informazioni di questo tipo non si sentano in giro, sarebbero utilissime per combattere l'ignoranza e il presapochismo che c'è in giro. Mi rivolgo in particolare alla senatrice Cattaneo, non si può fare qualcosa in più per far conoscere un po' di più di questa materia in maniera corretta, diciamo facendo un po' piazza brutta di tutti i ciarlatani che ci sono in giro e ci parlano di cose che scientifiche non sono? Grazie. E qui deve rispondere la senatrice Cattaneo. La senatrice Cattaneo è assolutamente d'accordo con lei, bisogna fare molto di più di qualcosa. Noi stiamo cercando di usare anche questa nomina che è arrivata qualche mese fa proprio per cercare di aumentare il livello di conoscenza
in un ambito come quello della scienza, della biomedicina, ma in generale, quindi una maggiore integrazione della cultura in ambito politico. Devo dire che ci sono qui due persone che lavorano con me in Senato, sono Andrea, se puoi farti riconoscere, Andrea Grignoglio e José De Falco, con i quali proprio lavoro in Senato con questo obiettivo, quindi cercare di aumentare il livello di informazione, cercare di integrare discipline, cercare di insomma far sì che ci sia una maggiore conoscenza e attenzione soprattutto da parte dei cittadini, affinché possano distinguere appunto ciarlatani da scienziati. Non è difficile, devo dire, quindi quando invece non vengono distinti noi ci preoccupiamo molto. Devo dire che la incapacità di distinguere non è un problema dei cittadini, tante volte è un problema della politica, che non sa distinguere, quindi dà degli avalli che danno quindi dei messaggi sbagliati ai cittadini. Però noi ci siamo nei nostri laboratori, siamo presenti ovviamente a Milano, ma anche su scala nazionale ci sono scienziati straordinari. Adesso c'è questa possibilità attraverso questo ufficio del Senato di mediare, quindi di arrivare anche a livello politico e metterci a disposizione. Noi, io dico questa parola, metterci a disposizione in punta di piedi, perché comunque insomma, raccontare la scienza è difficile. Questo voleva essere uno sforzo proprio in quella direzione, che dimostra che in realtà la scienza può essere raccontata, no? Voi avevate qui delle competenze straordinarie, questi colleghi sono riusciti proprio a trasmettere con un linguaggio comprensibile la complessità, ma anche la passione e questi obiettivi enormi che vogliono raggiungere e hanno raggiunto. C'è un valore enorme in questo. Questo mi permette anche di dire, se posso, no, due parole su quello che davvero credo sia il valore maggiore dell'impresa conoscitiva in tutte le discipline, quindi non solo in ambito scientifico, ma partendo dalla storia, l'ingegneria, cioè qualsiasi ambito, qualsiasi disciplina che studia ha dignità, no? Quindi studiare è un lavoro dignitoso perché ci permette di scoprire, di conoscere, di crescere come cittadini. Guardi, lei ha sfondato proprio una porta aperta. È ovvio che se parliamo di scienze, parliamo di malattie, tornando alla domanda della signora che chiedeva: la malattia del mio nipotino la state studiando? C'è qualcuno che la sta studiando? Mi viene da dare queste risposte. La prima è che la scienza studia cose non note, e studiare cose ignote è veramente difficile, eh? È molto difficile. E quindi io mi immagino anche che la malattia del suo nipotino, anzi se magari dopo si ferma, ci scambiamo i contatti, perché qualcuno forse la starà studiando, noi possiamo aiutarla a capire chi la sta studiando in Italia o nel mondo, quindi non vada via, scambiamoci. Questi incontri sono fatti anche per questo motivo, per metterci in contatto. Quindi la scienza studia cose veramente difficili, ricordiamocelo. E avete avuto un esempio oggi, cioè pensate a un malato, ma tu dove vai? Da dove parti per studiare la malattia? Guarda che tante volte ce lo chiediamo anche noi. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che però la scienza si è organizzata per affrontare imprese veramente difficili. Ma veramente difficili, e si è organizzata nei modi che avete sentito. Quindi noi è vero stiamo a Milano, ma Giulio Cossu diceva: io lavoro con 70 persone, stanno ovunque nel mondo, lo stesso Naldini, Paolo Rama che dice: beh, io sono un clinico, ma io ho lavorato con quelli che toccano le cellule, che, no? Che studiano la biologia cellulare. Quindi la scienza, ed è questo che insomma a me dà comunque sempre una grande fiducia, nonostante le cose siano difficili, la scienza si sa organizzare. Si sa organizzare per raggiungere, no, quegli obiettivi di conoscenza e di speranza. Quindi la scienza sa come fare. E la terza cosa è che noi parliamo di scienza quando ci sono prove. Quindi la scienza è sempre in cerca di prove. Voi ne avete avute
disponibili oggi alcune, e avete anche capito che le prove sono tali quando sono visibili. Paolo Rama diceva: ho pubblicato questo su New England. Giulio Cosso diceva: questo lo sto pubblicando. Lo stesso Naldini, lo stesso Giuseppe Testano. Questa cosa che la prova deve essere pubblica vuol dire che è di tutti, quindi la scienza è per tutti. E essere pubblica, guardate che per me è, tornando ai valori, la cosa più grande che la scienza può dare alla società, perché essere pubblica significa essere visibile, essere sotto gli occhi di tutti, anche degli specialisti che stanno a migliaia di chilometri a distanza da noi, che magari neanche conosciamo, e che se vedono i nostri risultati possono verificarli e ripeterli. E in quel momento si consolida la scoperta e si consolida anche la possibilità che questa scoperta diventi una speranza per tanti altri bambini che stanno in giro per il mondo. Quindi c'è questa grandezza nella scienza che io veramente voglio rivendicare, che è la forza di spostare il muro dell'ignoto, il coraggio di restare a muoverlo, nonostante appunto in Italia, insomma è un po' difficile lavorare in Italia e far scienza in Italia. E poi insomma questa grandiosità del cercare le prove, no? Quindi punti l'obiettivo, poi sviluppi le strategie per raggiungere quell'obiettivo e ti convinci di aver raggiunto quell'obiettivo solo ed esclusivamente a fronte delle prove e delle evidenze che riuscirai a mettere sul tavolo. Non ci diamo scuse. In questo ciclo ci sono i rischi e i fallimenti, dei quali spesso non parliamo ma che subiamo, perché Naldini dice: ci ho messo 10-15 anni. Quante volte, Luigi, hai tentato strade che dovevi perlustrare per forza e che poi si sono chiuse, tu hai dovuto accettare il fallimento e ridirezionare il gruppo e la ricerca da un'altra parte, con coraggio e senza paura. Ecco, questo è il valore veramente che rivendico e che nel mio piccolo, che voglio ingrandire, voglio davvero portare in Senato a beneficio proprio di tutti i cittadini, non essendo sola, sentendomi ovviamente con tantissimi colleghi come quelli che avete visto qui oggi e i tanti che sono fuori da questa sala. Grazie della sua domanda. Grazie. Prego. Dottor Rama, poi vorrei intanto chiedere all'onorevole Toia di venire per la conclusione anche. Ma io volevo riallacciarmi al bel commento che ha fatto il Signore, perché mi piacerebbe che ci fosse in sala qualche giornalista, perché noi scienziati abbiamo bisogno di mass media. A me piacerebbe che i giornalisti andassero un po' controcorrente e cominciassero a fare informazione di basso profilo, trasmettendo informazioni corrette e non sempre urlando alle cose che non vanno bene, che è un po' quello che si sente per lo più. Quindi noi avremo bisogno di un confronto con i giornalisti, che si arrivasse a trasmettere quello che è la scienza, la corretta informazione scientifica, e non solo di parlare di malsanità, di cose che non funzionano. E giustamente si rallaccia a quello che diceva il Signore: informiamo la comunità di quello che si sta facendo, informiamo delle ricerche dove vanno, non solo delle cose che non vanno bene. E sarebbe bello che sempre tu che puoi coinvolgessi la stampa in generale in un confronto per modificare un po' l'atteggiamento, perché noi abbiamo bisogno di lavorare assieme ai mass media. Certo, grazie. Volevo dare la parola all'onorevole Patrizia Toia del Parlamento Europeo, che peraltro si è molto occupata anche di questo programma di ricerca. No, voglio Horizon solo 2020. Innanzitutto dire un grande grazie anche proprio come un cittadino che ascolta, e certo, non ho capito tutto, lo confesso, perché non ho gli strumenti per capire, ma sostanzialmente le cose che dovevo cercare di capire le ho comprese. Questo ignoto, io non ho gli strumenti per renderlo noto a me stessa, ma capisco un metodo, un avvicinamento. Penso che come tutti qui, insomma, ringrazio il Comune, ringrazio Biochemia e gli scienziati che parlano molto chiaro e si fanno capire. Professoressa Cattaneo, senatrice, tutte insieme, non è un brutto titolo di cui essere imbarazzati, è un grande titolo. E devo dire che solo due cose, ecco proprio, portare la scienza
vicino alle persone, renderla comprensibile. Questo per noi è, a livello europeo è una grande linea di condotta, di lavoro, si parla di democratizzazione della scienza, abbiamo avviato anche delle ricerche per questo, proprio per la collaborazione, e quindi non posso che invitare a essere molto europei in questo e a proseguire, è molto importante. L'altra cosa è i risultati, sull'open access, eccetera, noi ci siamo battuti anche in Horizon, perché effettivamente sentire dalle stesse voci di alcune scienziate che sono venute come molti risultati siano stati così chiusi e non, insomma, questo è un altro punto, incontrando resistenze, ma anche qui è un punto su cui la politica della ricerca europea oggi si batte con chiarezza, cioè sulla diffusione dei risultati, sull'apertura. E l'ultima cosa è, lei ha detto è difficile fare ricerche in Italia, eccetera, io vorrei dire una parola positiva, diciamo, sullo sforzo che l'Europa sta facendo in questo senso e la speranza che il nostro paese sappia fare più sistema, perché la straordinarietà della capacità di ricerca che c'è in Italia è ben nota. Parlavo l'altro giorno col direttore generale, insomma, mi citava alcune realtà italiane, si sa che ci sono molti ricercatori, si sa che sono nelle reti europee, ieri c'era una rete in Parlamento che si occupa di leucemia e ha dentro dei partecipanti anche come leader participant italiani, però diciamo il nostro paese non si sa porre di fronte a queste opportunità con la forza di un sistema che mette insieme tutte le risorse scientifiche, politiche, istituzionali, delle associazioni che affiancano e che con un lavoro che dovrà essere lungo ci rafforzi anche delle sedi europee dove possiamo trovare molto sostegno e molta possibilità di ampliare le nostre capacità, le vostre per la verità capacità. Quindi voglio solo dire una parola positiva, insomma è partito questo programma Horizon, è fatto di parecchie decine di miliardi, entra anche nella sanità, oltre che nell'industria, oltre che nelle sfide sociali, e il nostro paese si sta preparando, alcune parti sì, alcune parti no. Faremo adesso ad aprile, faranno la conferenza di presentazione, che in altri paesi è stata fatta. Quindi non voglio essere negativa, voglio dire soltanto che l'Europa ha aperto una grossa strada su tutto questo tema della ricerca, Horizon ha perfezionato le lacune del settimo, del sesto, l'ottavo programma quadro si presenta più capace di essere accessibile, di essere utilizzato, e spero che tutta questa capacità scientifica si faccia carico anche di un pezzo di lavoro che forse non gli dovrebbe competere, altri dovrebbero mettere in condizione di utilizzare, però insomma facendo un lavoro più sistemico, più unito, io penso che certo potremmo dare a chi ha queste capacità, questa voglia di affrontare l'ignoto, insomma un po' più di strumenti. Questo è l'auspicio che mi sento di fare, dando in questo caso dell'Europa una parte positiva lì. Guardate, in un bilancio che si è ridotto, il bilancio dei prossimi 7 anni in Europa, mio modo miope e sbagliato, si è ridotto, questo è l'unico capitolo, questo delle ricerche, questo programma Horizon, che ha avuto un più. E meno male, almeno questo, utilizziamolo. Bene, grazie. Ci sono effettivamente 70 miliardi di euro in 7 anni, peraltro molte delle ricerche che ci hanno raccontato gli esperti oggi si sono avvantaggiate di progetti europei, per esempio dell'European Research Council. Ringraziamo tutti, ringraziamo voi che siete restati poi fino alla fine di questo interessantissimo primo incontro di questa serie della scienza a Milano, della biomedicina a Milano. Ringraziamo ovviamente Elena Cattaneo, il Senato della Conoscenza. Speriamo che adesso che è arrivata Elena Cattaneo non lo chiudano il Senato, oltretutto, perché sarebbe una bella disdetta, visto le voci che si sentono. Invito tutti quelli che sono interessati a prendere i braccialetti rossi, le matite e gli altri gadget che ha preparato Beat Leukemia, che ringraziamo per aver sostenuto. E ricordiamo il prossimo appuntamento, certo, che è il 27 marzo, studiare per contrastare il cancro, che sarà Palazzo Reale, un altro tema ovviamente enorme, interessantissimo, che verremo ad ascoltare. Grazie a tutti.